Poi ti do l'image verosimetry, quindi questo è l'argomento di cui voglio parlare in queste due lezioni. Questo sono io, dottore Andrea Cecchitano, non professore, in Olanda non sono considerato professore, e vengo da Delft University of Technology. Probabilmente l'avete sentita, è un'università molto importante in Olanda. Uno dei meriti è quello di aver sviluppato la tecnica a partire dagli anni 90 come PID digitale, ma anche di averla sviluppata in 3D, quindi per misure tridimensionali. Quindi voglio iniziare un po' con questo video, che non viene dal DLR, il Centro di Ricerca Aerospaziale Tedesco, per far capire quali sono le potenzialità della PID. Questa è una cosa fatta l'anno scorso, 2016. Ho messo un warning là, non è CFD, è PID. Quindi cosa siamo in grado di fare adesso? Siamo in grado di misurare campi di velocità tridimensionali, quindi quello che vedete sono delle traiettorie di particelle con colori sulla base della velocità. Questo è un flusso in convezione naturale, queste strutture grigie sono isosurfaces, quindi sono superfici di Q-criterion, che è un criterio per identificare i vortici. Siamo in grado quindi di misurare campi di velocità tridimensionali, ma anche nel tempo, quindi di fatto a fare misure 4D, quindi tre componenti di velocità, ma anche nel tempo. Questa è una delle cose che abbiamo fatto a Delft ultimamente, quindi misure su un ciclista full scale, quindi dimensioni reali, quindi dimensioni sono dell'ordine di metri. Questo solo per darvi un'idea, ok, adesso la tecnica si è sviluppata a tal punto che siamo in grado di fare misure di dimensioni molto elevate, di un milione, ma la tecnica in realtà è stata utilizzata per molto tempo, prevalentemente per questo tipo di flussi, quindi per studiare ad esempio lo strato limite. Quello che vedete qua è l'utilizzo di zigzag strip per la transizione forzata da uno strato limite laminare a uno turbolento. Anche questo è un sistema di controllo passivo del flusso, è una macro ramp, quindi una rampa triangolare che produce dei vortici che sono soggetti a instabilità. Questo è il flusso su un'ala a freccia, questo è un getto. Quindi è stata utilizzata molto negli ultimi anni per studiare flussi tridimensionali, flussi a parete, flussi turbolenti, separazioni del flusso. E questo è un po' quello che voglio raccontarvi in queste due lezioni, cioè come si è arrivato fino a questo punto, quindi che cos'è la PID, come funziona, quali sono i parametri che sono importanti, quali sono i componenti dell'hardware e cosa dobbiamo guardare quando abbiamo questi componenti, quindi anche lì quali sono i parametri importanti dei componenti hardware, come si ottiene il campo di velocità, perché da quando entriamo in galleria del vento a quando otteniamo un campo di velocità ne passa, ci sono una serie di operazioni da fare, e come dicevo voglio concludere un po' dando dei dettagli su quello che abbiamo fatto ultimamente e su quelli che sono gli sviluppi che stiamo facendo in particolare a Delft. Prima di tutto la tecnica, okay, questa è un'animazione che fa vedere un po' quelli che sono i componenti principali della tecnica per rinfrescare la memoria. Quindi abbiamo un flusso ovviamente in cui vengono introdotte le particelle, c'è una sorgente luminosa che è un laser e una telecamera digitale, CCD camera. Se vado indietro, quello che succede è che il laser illumina le particelle due volte, quindi abbiamo una prima immagine e poi una seconda immagine, e poi le immagini vengono analizzate in qualche modo con un algoritmo che è la cross-correlazione e si ottiene un campo di velocità. E questo è stato fatto per 25 anni in un piano, quindi si ottiene un campo di velocità in un piano, quindi di fatto stiamo sezionando un flusso che in generale è un flusso tridimensionale solamente in un piano. Per darvi un'idea, questa è un'immagine di un getto in acqua in cui vedete che questo è il bugello del getto, ci sono particelle ovunque. Da un'immagine non si capisce assolutamente nulla del flusso, quindi se io vedo questa immagine che ha tante particelle più o meno rotonde sovrapposte, però non si capisce assolutamente nulla del flusso. Quando vediamo due immagini si dovrebbe capire un poco di più, quindi si vede che
alcune particelle si stanno muovendo perché ovviamente c'è un flusso in questa direzione. Se guardate in alto vedete che c'è una rotazione del flusso, quindi si vede che ci sono delle, diciamo in questa zona qua, ci sono delle strutture conventicose. E l'idea è che se noi con i nostri occhi siamo in grado di capire che il flusso sta facendo determinate cose, quindi che si sta muovendo in questa direzione, che sta ruotando, di fatto siamo in grado di dirlo anche a un computer e ottenere un campo di velocità che è di questo tipo. Quindi questo è un campo di velocità istantaneo in cui abbiamo velocità praticamente nulla di fuori del getto, una velocità elevata nel getto, una zona di shear, quindi una zona di gradiente di velocità, accelerazioni, decelerazioni, e ovviamente abbiamo dei vettori, quindi abbiamo due componenti di velocità nel piano, e ovviamente una volta che abbiamo due componenti di velocità possiamo anche calcolare la vorticità. Sapete, la vorticità è la rotazione del flusso che è associata al vettore della velocità, e quindi possiamo ottenere, volendo, un campo di vorticità di questo tipo, in cui vediamo queste strutture qua, che di fatto sono delle sezioni di un anello vorticoso, qua sopra, e qua invece vorticità che è semplicemente legata all'effetto dello shear level, quindi del gradiente di velocità. Ok? Come viene classificata la PID? Quello che ho fatto vedere fino adesso è la cosiddetta PID planare, che è 2D2C, cioè bidimensionale e due componenti. E da quello che vedete anche il setup che avete qua a Cassino, cioè un laser, il laser produce un foglio luminoso, una telecamera, e quindi quello che si ottiene sono di fatto dei campi di velocità che sono definiti in un piano, quindi per questo è bidimensionale, e che hanno due componenti, U e V. In realtà si può fare più di questo. Questa tecnica, così com'è, è nata negli anni 80 e si è sviluppata molto all'inizio degli anni 90, ma già dagli anni 90 la gente inizia a pensare alla PIV stereoscopica. PIV stereoscopica, che vuol dire facciamo misure ancora in un dominio 2D, quindi ancora in un piano, ma misuriamo tre componenti di velocità. Come si fa questa cosa? Si fa semplicemente in questo modo, cioè utilizzando due camere a diversi angoli di visione. E il principio è molto simile a quello che utilizziamo noi con i nostri occhi per vedere la profondità, cioè noi abbiamo due occhi che guardano un oggetto con angoli leggermente diversi. Quindi se io guardo questo telefonino, metto qua, un occhio vede la proiezione del telefonino in un piano, l'altro occhio vede la proiezione in un piano leggermente diverso, e il cervello combina le due informazioni per ottenere non solo le dimensioni del piano, ma anche la profondità, la direzione fuori dal piano. E questo è lo stesso principio che si utilizza nella PIV stereoscopica, quindi due camere con angoli diversi e un algoritmo nel nostro computer che prende l'informazione di una telecamera, prende l'informazione della seconda telecamera, le combina e ottiene un campo di velocità che ancora bidimensionale, quindi ancora definito in un piano, però con tre componenti di velocità, quindi guadagniamo quest'altra componente di velocità. Chiaro fino a qua? Non ci sono domande? Se avete domande, non ci sono problemi, alzate la mano, chiedete. E questo, dicevo, è stato fatto a partire dagli anni 90, e direi che questa è la tecnica che a oggi si utilizza su scala industriale. Quindi in scala industriale in genere non si utilizza una telecamera, si utilizzano due, anche perché ci sono problemi, cioè con due telecamere si risolvono dei problemi di disallineamento e di prospettiva, ed è una tecnica che è utilizzata moltissimo in ambito industriale, utilizzando, diciamo, muovendo all'unisono laser e telecamera per fare uno scanning di oggetti, ad esempio in automotive, nell'industria automobilistica si utilizza moltissimo. Ok, però siamo in grado di fare più di questo, e siamo in grado di farlo attraverso la PID tomografica, e questo, devo dire, è stata un'invenzione del mio capo, il professor Scariano, nel 2006. E l'idea è, ok, siamo in grado di ottenere campi di velocità non solo in un piano ma in un volume
tridimensionale. La risposta è sì, siamo in grado di farlo utilizzando anziché due telecamere, utilizzando tre o più telecamere, tipicamente quattro. Quindi quello che si fa è prendere il nostro laser, espanderlo in qualche modo e illuminare quindi non più un piano ma un volume e prendere delle immagini con le nostre telecamere. Adesso, come otteniamo da queste quattro immagini il campo di velocità in un volume 3D? Beh, c'è un passo che non c'è nella via di planare, non c'è nella via di stereoscopica, che è questo passo del si chiama ricostruzione dell'oggetto. L'idea è dalle immagini vogliamo ricostruire la distribuzione tridimensionale delle particelle del nostro volume di misura. Quindi ci sono degli algoritmi di cui non so, probabilmente parlerò velocemente domani, che partono da queste immagini e ottengono ottengono quindi la distribuzione spaziale delle particelle, e l'idea è simile a quella che si utilizza in, nella risonanza magnetica in campo medico, in cui si utilizza in quel caso un sensore che si muove in diverse direzioni, in diverse posizioni, quindi prende di fatto immagini, dati da diverse posizioni. Ovviamente in aerodinamica non possiamo fare lo stesso, perché abbiamo un flusso a 10 metri al secondo o 80 metri al secondo, possiamo prendere una telecamera e spostarla nella galleria del vento. Quindi si utilizzano per questo più telecamere. E poi una volta ottenuti questi oggetti, come si chiamano, queste distribuzioni volumetriche delle particelle, otteniamo il nostro campo di velocità che è tridimensionale. E quindi questo è come poi è il campo di velocità tridimensionale, quindi abbiamo velocità non solo in un piano, ma abbiamo, possiamo calcolare quantità che non possono essere calcolate altrimenti, ad esempio la vorticità. Sappiamo che la vorticità è il vettore della velocità, se noi misuriamo la velocità in un piano, non otteniamo tutte le componenti della vorticità, otteniamo solo una componente della vorticità. Quale componente? La componente normale al piano. In generale un vortice può essere, può avere un orientamento diverso rispetto al piano. Quindi possiamo ottenere tutte queste strutture vorticose. E ok, per riassumere un po' questa parte, questo è un diagramma che ci si mette un po' a capire che vuol dire, però una volta capito è probabilmente interessante. È un confronto tra diverse tecniche di misura, da laser Doppler, avete mai sentito? Non so se o anemometria a filo caldo, o che ne so, prendiamo tubo di Pitot. Tubo di Pitot è una tecnica di misura che misura una componente di velocità in un punto. Ok, il laser Doppler è qualcosa di simile, misura in un punto, quindi sono misure zero dimensionali, quindi solamente in un punto. Sì, con laser Doppler si possono misurare diverse componenti di velocità, ma sempre in un punto. E la PIB ha invece questa caratteristica che dà dei campi di velocità istantanei, quindi dà campi di velocità in due dimensioni almeno e due componenti, quindi x e y sono dimensioni, u e v sono invece le componenti di velocità. E diciamo nel tempo si è evoluti da questa condizione sempre più in questa direzione, quindi o aumentando componenti di velocità con la serie PIB o aggiungendo un'altra dimensione che è il tempo, quindi misurando campi di velocità che evolvono nel tempo, oppure facendo misure tridimensionali o anche cosiddette 4D, quindi misure tridimensionali che evolvono nel tempo. Ok? Domande fino adesso? Dubbi? Tutto semplice, tutte cose che sapevate fino adesso? Apparentemente sì? Sì. Ripeto, quando pensate che queste sono cose che sapete, passa avanti e vediamo cose un po' più, diciamo, avanzate. Ok, cose che volevo discutere partendo dal setup della PIB, quali sono le caratteristiche di ogni componente, partendo ad esempio dalle particelle. Ok, abbiamo detto introduciamo delle particelle nel flusso. Perché introduciamo particelle? Perché il flusso è trasparente, quindi non possiamo determinare lo spostamento e il movimento del flusso. Invece le particelle possono essere visibili,
quando le illuminiamo, quindi siamo in grado di determinare la velocità delle particelle e assumiamo che la velocità delle particelle è la stessa, è la stessa velocità del flusso. Quindi cosa vogliamo dalle particelle? Vogliamo che abbiano determinate proprietà meccaniche, quindi che siano in grado di seguire il flusso, e vogliamo che abbiano determinate proprietà ottiche, cioè che siano visibili. E a parte questo, che vogliamo altre condizioni, cioè safety, nel senso che vogliamo possibilmente sopravvivere dopo un esperimento, non vogliamo essere intossicati dalle particelle, non vogliamo che la galera del vento sia affetta a corrosione o che venga contaminata. Ok, partiamo dalla prima proprietà, cioè particelle che seguono il flusso. Quello che succede è rappresentato qua. Noi introduciamo queste particelle, tecnicamente piccole, e assumiamo che la particella è sferica, e la particella si muove a una certa velocità, che è indicato là con V. E invece il fluido si sta muovendo a una velocità, in generale diversa, che è U. Quello che succede è che a causa di questa differenza di velocità tra la particella e il fluido, la particella è soggetta a determinate forze. Ovviamente noi saremmo interessati a minimizzare questa differenza di velocità tra la particella e il fluido. Vediamo la particella che si muove alla stessa velocità del fluido. Quindi abbiamo questa equazione abbastanza, diciamo, spaventosa del comportamento della particella nel fluido, che è semplicemente di fatto il secondo principio della dinamica. Qua abbiamo forza, che è, qua abbiamo inerzia, quindi massa per accelerazione, dove la massa è il volume della particella per la densità, e questa è l'accelerazione della particella, e queste sono tutte le forze che agiscono sulla particella, quindi sono forze viscose, la cosiddetta Stokes drag, quindi la resistenza stokesiana, forza legata al campo di pressione sulla particella, forza legata alla cosiddetta added mass, massa aggiunta, non so come si produce, che vuol dire che quando la particella sta accelerando deve di fatto trasportare con sé anche una parte di fluido. Quindi è come se la massa della particella fosse non solo la massa della particella, ma qualcosa in più che è il fluido che viene accelerato. È come se la particella andasse in giro con un zainetto che è la massa del fluido che si sta trasportando. E poi questo qua, che è la cosiddetta Basset Force, o il canistro di Force, che piuttosto spaventoso, in realtà quello che dice è semplicemente che quando la particella accelera, lo strato limite sulla particella non si adatta istantaneamente alla nuova velocità della particella, ma ci mette un certo tempo ad adattarsi. Quindi c'è un ritardo temporale tra quando la particella accelera e quando il flusso sulla particella si adatta alla nuova velocità. E ripeto, utilizziamo questa equazione per capire quando una particella è un buon tracciante, quindi quando è in grado di seguire il flusso accuratamente. Fortunatamente, sulla base di una serie di ipotesi, tipicamente assumendo particelle piccole e assumendo che si comportino bene, quindi che questa differenza sia abbastanza piccola, si possono trascurare tutti questi termini, e quindi quello che otteniamo è semplicemente un bilancio tra l'inerzia della particella e la resistenza stokesiana, che vuol dire di fatto che la particella è così piccola che sta operando in un regime di viscosità assoluta e quindi è trasportata dalle forze viscose del flusso. Ok, quindi se guardiamo in questa equazione, quello che abbiamo è la seguente cosa. Quindi abbiamo che la slip velocity, che è la differenza tra la velocità della particella e la velocità del fluido, è uguale a un certo coefficiente qua per l'accelerazione della particella. Okay? E ripeto, quello che vogliamo è minimizzare questa slip velocity. Noi vorremmo in generale avere una slip velocity che è piccola. Quando è che la slip velocity è piccola? Ok, primo caso banale è quando non c'è nessuna accelerazione della particella. Quindi se io introduco una particella in un fluido che ha una velocità uniforme, ok, l'accelerazione è nulla e quindi la velocità della particella è la velocità del fluido. E questo è abbastanza ovvio.
la obiezione principale è che un laser mi costa 100.000 euro, una camera mi costa 20.000 euro, non spendo 120-150.000 euro per studiare un flusso uniforme. No. Se voglio studiare il flusso uniforme prendo il tubo di pitone mi costa 50 euro. Quindi utilizzo la PID quando voglio studiare flussi separati, flussi turbolenti, flussi in cui ci sono delle accelerazioni importanti. Quindi quando è che minimizzo la slip velocity? Ci sono una serie di parametri qua. Uno è il diametro della particella, quindi più è piccola la particella, più si comporta bene, quindi più segue il flusso accuratamente. E l'altra condizione è che la densità della particella, cioè questa differenza, densità della particella meno densità del fluido, deve essere piccola, o dovrebbe essere piccola. Adesso, se consideriamo una particella che si muove in un gas, ad esempio in aria, la densità del fluido è dell'ordine di 1 kg per metro cubo. Di fatto non esistono materiali che hanno una densità così piccola, di 1 kg per metro cubo, non esistono liquidi o solidi, diciamo, con una densità così piccola, e quindi è molto difficile in un gas minimizzare questa differenza, densità della particella meno densità del fluido. Tornerò su questo domani, perché ci siamo inventati qualcosa, in realtà è qualcosa che esiste già dagli anni 30 per minimizzare questa differenza. Però in generale quello che è stato fatto per 20 anni è che utilizzo le particelle di olio, può essere olio vegetale, può essere un olio sintetico, utilizzo particelle di materiale ceramico, quindi ossido di titanio, o particelle di il fumo, che è una soluzione di, non so come si produce glycol, una soluzione acquosa, che sono le particelle di fumo che si utilizzano nel teatro, nelle discoteche. Tutte queste particelle hanno una densità abbastanza elevata rispetto a quella del gas, una densità che di fatto è prossima a quella dell'acqua, e quindi questa differenza è grande e quindi il diametro deve essere piccolo in modo che le particelle possano seguire il flusso. Quindi si utilizzano diametri dell'ordine di 1 micron, quindi molto più piccole di 1 millimetro. In acqua il problema è molto minore, la densità dell'acqua, questa qua, è di questo ordine, 10 alla 3 kg per metro cubo, e quindi in quel caso è molto più facile avere questa differenza piccola, molto vicino a zero, quindi possiamo utilizzare particelle molto più grandi, dell'ordine di 50-100 micron. Tant'è che di fatto è molto più facile fare esperimenti in acqua, scusate, perché in acqua possiamo utilizzare particelle più grandi, e torno su questo in un attimo, però l'idea è che una particella più grande è più facile da vedere con la telecamera, perché essendo più grande riflette più luce e quindi la vedo senza problemi. Ok, tornando su questa equazione qua, ok, questa è una velocità, questa è un'accelerazione, quindi questo dimensionalmente deve essere un tempo, l'accelerazione è un tempo di una velocità, e quindi questo qua, questa quantità, è quello che si chiama tempo caratteristico di risposta della particella. Che vuol dire tempo caratteristico di risposta? Ok, immaginiamo di avere un cambio di velocità nel fluido che è un gradino, cioè come se fosse un'onda d'onda. La velocità è costante, è uguale a 1, poi a un certo istante c'è una riduzione della velocità e la velocità diventa 1,2. E supponiamo di avere una particella qua che ha esattamente la stessa velocità del fluido. Che succede a questa particella? Ma quello che succede è che la particella non si adatta istantaneamente al cambio di velocità, ma ci mette un certo tempo. E questo tempo è di fatto questo tau qua. Quindi più è grande tau, più la particella reagisce lentamente al cambio di velocità. Di fatto si può dimostrare, perché questa è un'equazione differenziale del primo ordine, si può dimostrare che la risposta della particella è una risposta esponenziale, quindi la velocità della particella è uguale alla, di fatto, inizialmente uguale a 1,1 e poi risponde con questa legge qua. Quindi tanto più è piccolo tau e tanto più la particella si adatta a questo cambio di velocità.
Adesso, perché questo è importante? È importante perché quando io ho un flusso, devo sapere se la particella sta seguendo il flusso o meno. Perché se la particella non sta seguendo il flusso, io sto calcolando la velocità della particella, che non è la velocità del flusso. E quindi, ok, c'ho un'incertezza nella mia misura. Come faccio quindi a sapere se la particella segue bene il flusso o meno? Ok, abbiamo detto, misuro questo tau, ottengo un tau dell'ordine di 1 micron o 5 micron, è piccolo o è un valore grande? Dipende dal flusso ovviamente, quindi quello che si calcola è il cosiddetto particle Stokes number, questa quantità qua, che è il rapporto tra il tempo caratteristico della particella e il tempo caratteristico del flusso. E questo qua, ripeto, se utilizziamo una particella come quelle che si utilizzano in un gas, questo è dell'ordine di 2 microsecondi. Questo flow characteristic time dipende dal flusso ovviamente. E come lo calcolo? Dipende dal flusso che ho. Ad esempio, se ho uno strato limite, una prima stima di questo tau è strato limite, spessore strato limite, diviso la velocità. Questo sarebbe il tempo caratteristico delle fluttuazioni di grande scala di un flusso. Quindi se mettiamo dei numeri, mettiamo che ha uno strato limite che ha uno spessore di 1 cm e supponiamo che la velocità è di 10 metri al secondo, ottengo qualcosa che dovrebbe essere l'ordine di 1 millisecondo, che è ok. Se ho qua 1 microsecondo diviso 1 millisecondo, ho uno Stokes number di 10 alla meno 3 che ha un valore molto basso e quindi vuol dire che ho delle particelle molto buone, e quindi vuol dire che queste particelle sono in grado di seguire questo tipo di flusso, quindi lo strato limite e le fluttuazioni che ci sono a strato limite. Dove voglio arrivare con questo discorso? In CFD a volte, ad esempio, assumiamo che siamo in grado di fare la DNS, risolviamo tutte le grandezze, tutte le scale, le scale fisiche nel tempo e nello spazio, fino alla scala di Kolmogorov. Adesso la domanda è, siamo in grado di misurare quello con la PLP? La maggior parte dei casi no, perché se ho una grandezza della scala di Kolmogorov che è dell'ordine dei microsecondi, okay, con queste particelle non c'è nessun modo in cui sono in grado di risolvere quelle scale temporali. Altro esempio è, okay, questo è uno strato limite di 10 metri al secondo, quindi flusso supersonico, però in realtà ci sono casi in cui siamo interessati a flussi supersonici o ipersonici. A delta abbiamo gallerie supersoniche, ipersoniche, quindi possiamo fare misure di questo tipo. E là la domanda è molto seria, ok, che stiamo misurando? Ad esempio, se questo qua è una misura fatta qualche anno fa su un onda d'urto, un momento obliquo, quindi abbiamo un flusso supersonico, una velocità di poco superiore a Mach 1 in realtà, e qua c'è un'onda d'urto. Adesso sappiamo dalla teoria che lo spessore dell'onda d'urto è molto piccolo, ben al di sotto di 1 mm. Quando noi guardiamo il campo di velocità che misuriamo con la PLP, vediamo che la variazione di velocità non avviene in un ordine di qualche micro, non avviene nello spessore di 2-3 mm. E là quindi siamo sicuri che quello che stiamo misurando qua non è corretto, però quello che misuriamo qua, invece va bene. Quindi è importante, diciamo, verificare questa condizione per sapere fino a che punto, assumendo che tutto adesso funzioni alla grande, quindi l'altra funziona perfettamente, è facile il processamento dei dati perfetto, quindi non ci sono altre incertezze, ma solo legato al fatto che ho delle particelle, c'è un'incertezza legata al fatto che le particelle seguono il flusso in determinate condizioni, diciamo i flussi subsonici la maggior parte dei casi, però ci sono condizioni in cui il flusso non viene seguito esattamente. Domande fino adesso? Tutto chiaro o nulla? Se vuoi non abbiate timore di altro. Ok, quindi questa è una prima cosa, proprietà meccaniche, la particella ad eseguire il flusso. Proprietà ottiche, vado un po' veloce qua. Ok, vogliamo la particella che sia visibile, quindi vogliamo che la nostra telecamera si
sia in grado di vedere la particella e di distinguerla dal background, quindi da quello che è il rumore di fondo dell'immagine. Da cosa dipende la quantità di luce che viene riflessa dalla particella? Da una serie di parametri, diciamo, direi il più importante di fatto, ma il più importante è questo, il diametro della particella. Quindi più una particella è grande, più è in grado di riflettere luce. Tra l'altro, come ho detto, la particella tipicamente ha lo stesso diametro, cioè la dimensione della particella è simile a quella della lunghezza d'onda del laser. I laser che si utilizzano sono tipicamente di colore verde, hanno una lunghezza d'onda di 500 nanometri e, diciamo, la particella ha un diametro di 1 mm, quindi stesso ordine di lunghezza. Quindi più la particella è grande, più riflette luce, che, diciamo, va in contrasto con la proprietà meccanica, perché più la particella è piccola, più segue meglio il flusso. Laser light wavelength, ok, il laser c'ha una certa lunghezza d'onda, non vado a cambiare la lunghezza d'onda del laser, quella è, quella rimane. Ok, c'è un effetto dell'indice di rifrazione della particella rispetto a quello del fluido, per cui materiali ceramici, ad esempio ossido di titanio, hanno un indice di rifrazione più elevato, quello di 1,3, quindi riflettono più o meno il 30% più luce rispetto a particelle di olio o basate sull'acqua. Comunque non è una differenza enorme, stiamo parlando di 20-30%. Quello che ha invece un effetto importante, a parte il diametro, è la direzione della luce, che nella PLV planare può essere facilmente cambiata, però in PLV stereoscopico, quando ho due camere, il tomografico, quando ce ne ho quattro, può essere cambiata ed è importante. Ok, che cos'è questo diagramma qua? Supponiamo che la particella stia qua, supponiamo che la luce viene da sinistra, e quello che vediamo qua è l'intensità della luce che viene riflessa nelle diverse direzioni su scala logaritmica. Quindi, tipicamente, come si fa la PLV? Tipicamente si mette una telecamera da un lato e dall'altro, e si prende quindi la luce che viene riflessa in questa direzione, che ha una certa intensità. In realtà l'intensità che viene riflessa non è costante in tutte le direzioni, e curiosamente la massima intensità viene riflessa in direzione forward, quindi viene riflessa in alto. Questo è abbastanza controintuitivo, no? Se tu c'hai una particella qua, viene riflessa molta più luce in avanti che di lato che di dietro. Il motivo fisico è abbastanza complesso ed è legato al modo in cui la luce, che possiamo considerare un'onda, interagisce con la particella, che ha la stessa dimensione della lunghezza d'onda, e quindi si forma un'interferenza costruttiva che in direzione forward produce una maggiore intensità. E questo è abbastanza interessante, si vede anche a occhio quando uno fa un esperimento. Se c'hai il laser sheet, quindi il piano del laser, assumiamo che il laser vada sotto verso sopra, se mi metto di lato vedo intensità bassa, se inizio a guardare dall'alto vedo molta più intensità. Ed è qualcosa di interessante perché, ripeto, nella PLV planare uno mette una telecamera qua e finisce la storia, non ci sono altre alternative, torno su quello dopo. Nella PLV stereoscopica invece uno può giocare con la posizione di due telecamere, e non è assolutamente lo stesso mettere una telecamera qua e una di qua. La telecamera qua dietro sarebbe la telecamera, diciamo, sfigata, quella che prende poca luce. Se la metto invece con un angolo, con lo stesso angolo, ad esempio 45 gradi qua, probabilmente prende 2-5 volte più luce, il che vuol dire che la qualità della mia misura è molto maggiore. E questo è particolarmente importante per la PLV tomografica, perché, ripeto, nella PLV tomografica, anziché avere un piano base, abbiamo un volume. Ed è abbastanza intuitivo che, se anziché utilizzare tutta la luce di un piano, espando la luce di un volume, l'intensità o densità della luce che ho è minore. Quindi con la PLV tomografica stiamo sempre lottando nell'avere un po' più luce, nel vedere un po' meglio le particelle. Quindi là è molto importante questo concetto per mettere le telecamere ad un angolo. Ok, due parole velocemente su come vengono prodotte le particelle. Ok, ci sono diversi metodi, ovviamente non voglio perdere molto tempo su questo. Quello che avete qua a Cassino, ce l'abbiamo anche noi a Delta, è la smoke machine, quindi una macchina che fa fumo, che lavora su un principio di vaporizzazione, quindi prende del liquido, che è l'acqua, lo riscalda, produce un vapore
e ha un filtro che filtra le particelle di una certa dimensione, così che tipicamente il valore mediano del diametro è intorno a un micron. Altri approcci che si possono utilizzare sono, ad esempio, utilizzare questi Luskin nozzles, che sono degli atomizer, cioè quello che hanno è un liquido, tipicamente un olio, può essere anche olio vegetale, un condotto qua che è chiuso sotto e ha dei piccoli fori di lato, tipicamente quattro fori nei quattro lati, e okay, questo condotto è in pressione. A causa della pressione c'è un flusso d'aria che va dall'interno verso fuori, e c'è un forte gradiente di velocità che forma delle bollicine d'aria, e all'interno delle bollicine d'aria si formano delle bollicine ancora più piccole di liquido, di olio. Queste bollicine d'aria salgono e rilasciano qua delle particelle di liquido, di olio, che vengono poi introdotte all'interno della galleria del vento. Altro approccio è invece questo qua, cioè abbiamo un letto di una polvere, tipicamente ossido di alluminio, può essere, o di titanio. Anche qui c'è dell'aria in pressione che forma una sorta di ciclone, e le particelle vengono sollevate da questo letto e poi vengono introdotte da qua in galleria del vento. Perché discuto queste cose e perché non ci fermiamo con la smoke machine, con la macchina del fumo? Il motivo principale è che la macchina del fumo funziona perfettamente in galleria del vento subsonica. Bassa velocità, possiamo introdurre il flusso senza problemi. Se uno provasse a utilizzare una galleria del vento transonica o supersonica, semplicemente non funzionerebbe. Perché non funziona? Perché le particelle non entrerebbero nel flusso, perché in una galleria del vento supersonica c'è una camera di Einstein che ha una pressione più elevata rispetto alla pressione esterna. Quindi si devono utilizzare dei sistemi che sono pressurizzati, che abbiano quindi una pressione interna maggiore rispetto alla pressione che si ha in camera di Einstein. Per questo si utilizzano questi sistemi, a parte il fatto che, dicevo, queste particelle ceramiche hanno delle proprietà ottiche migliori rispetto alle particelle di fumo. Ok, per quanto riguarda l'illuminazione, allora, quello che vogliamo fare è visualizzare le particelle come dei punti, cioè vogliamo di fatto congelare la particella in una determinata posizione. Okay? La particella si sta muovendo con il flusso, che può essere 10 metri al secondo, può essere 100 metri al secondo, dipendentemente dal regime in cui stiamo, e noi vogliamo visualizzarla come un punto. Quindi quello che non vogliamo è questo tipo di effetto, in cui se utilizziamo una telecamera che ha un'esposizione lunga, vediamo delle particelle, in questo caso le luci delle macchine, che sono allungate, formano queste strisce. Questo ovviamente non sarebbe utile per nulla per calcolare la velocità, quindi vogliamo congelare la posizione di un punto. Come facciamo? In realtà quello che fa la telecamera è questo: acquisisce durante un certo intervallo di tempo, che non è neanche così piccolo, può essere anche dell'ordine di un millisecondo, e durante questo intervallo di tempo la particella può muoversi di uno spostamento piuttosto largo, e quindi vedremo queste strisciate, quindi non vedremo un punto ma vedremo una striscia così nelle immagini. Quello che succede è che però vediamo la particella solamente quando è illuminata, quindi se noi abbiamo il laser fa qualcosa di questo tipo e ha una, una certa larghezza di illuminazione, che è questo delta T. Adesso, questo delta T deve essere sufficientemente piccolo affinché la particella viene vista come un punto e non come una striscia. Come fa a essere, come valuto quanto è sufficientemente piccolo? Questo è indicato qua. Quindi di fatto quello che voglio è che il delta T, quindi questo tempo di illuminazione,
sia così piccolo che la particella si muove meno di un diametro. Quindi la tipica, il tipico parola, diciamo, dello spostamento che consento è un diametro. E quindi questo è quello che vedete qua. Di tau è il diametro della particella della mia immagine, V è la velocità della particella ed M è il cosiddetto magnification factor, quindi il fattore di magnificazione, che serve semplicemente per riportare le dimensioni correttamente. Questa è nell'immagine, questa è nello spazio fisico, M riporta le dimensioni dall'immagine allo spazio fisico. Ok, questo è un parametro. Altro parametro importante è questo delta T qui, con la delta maiuscola, che è invece il tempo tra un impulso e il successivo impulso. E questo tempo determina di fatto quanto si sposta la particella tra due istanti successivi. Cioè, assumendo che la particella si sta muovendo lungo questa traiettoria, se utilizzo un delta T piccolo, la particella tra le due immagini si muove così, se utilizzo un delta T grande si muove così. E perché è importante? Perché lo vedremo domani più nel dettaglio, però dipendentemente dal delta T e dipendentemente dallo spostamento ho una accuratezza e la misura che può essere molto diversa. Quindi assegnare questo delta T correttamente consente di avere una misura che può essere molto più accurata. E l'ultimo parametro qua è questo T maiuscolo, che è invece la separazione temporale tra due coppie di immagini. Quindi questo è semplicemente l'inverso della frequenza di acquisizione. Qual è la frequenza di acquisizione della PID? Dipende molto dal sistema che si utilizza, può essere dell'ordine di qualche Hz, 1 o 5 Hz, può essere dell'ordine di kHz. Si possono fare oggigiorno misure a una frequenza di ordine di 10 kHz. Come si produce questa luce qua? Si produce tipicamente attraverso un laser, non è l'unico modo, sono stati utilizzati anche LED. Si utilizzano laser prevalentemente perché è facile ottenere degli impulsi di luce che hanno un'intensità molto elevata, quindi è facile concentrare l'intensità in istanti di tempo molto piccoli, dell'ordine ben al di sotto di un microsecondo, dell'ordine di nanosecondi, ed è molto facile modificare la forma della luce del laser con delle ottiche, quindi con delle lenti possiamo facilmente avere una forma di un piano o un volume e quindi di fatto possiamo misurare un piano senza grandi problemi. Che tipi di laser si utilizzano? Questo qua, CW vuol dire semplicemente continuous wave, quindi laser a luce continua. Io non l'ho mai visto usato in PID. Può essere utilizzato solamente in acqua perché la potenza che ha è bassa per vedere le particelle. Tipicamente si utilizzano questi due tipi di laser. E adesso non voglio entrare nel dettaglio di cosa c'è e cosa sono questi simboli, questi sono i materiali che si utilizzano per produrre luce. La cosa importante qua è che c'è una distinzione tra laser che hanno una potenza molto elevata, dell'ordine di fino a 500 mJ, però una frequenza bassa, quindi dobbiamo aspettare tanto tempo tra una coppia di immagini e la successiva, e laser invece che possono avere una frequenza elevata, dell'ordine di 10 kHz, ma hanno invece una energia più bassa. Quando è che utilizziamo gli uni o gli altri? Dipende moltissimo da che tipo di misura dobbiamo fare, nel senso che ad esempio in ambito industriale il 99% dei casi sono interessati semplicemente al campo di velocità medio, quindi vogliono sapere qual è il punto di separazione, qual è il punto di riattacco, al massimo qualche informazione sulla energia cinetica turbolenta. Questo laser va benissimo da questa informazione, da informazioni statistiche. Laddove invece siamo interessati allo studio della dinamica, quindi come evolve il flusso nel tempo, che può essere interessante ad esempio per la produzione del rumore, quindi emissioni acustiche, o come i carichi, quindi le forze che agiscono sul modello variano nel tempo,
allora dobbiamo utilizzare un laser che ha una frequenza più elevata. E ok, tipicamente il laser è sempre composto da due cavità, quindi di fatto un laser è composto da due laser che producono luce nell'infrarosso e si utilizza un sistema di frequency doubler che dimezza la lunghezza d'onda e quindi produce alla fine della luce verde. Però la cosa importante qua è più che altro il fatto che si utilizzano sempre due laser, non uno, che vengono poi allineati con degli specchi e di fatto producono due fogli di laser uno sopra l'altro. Il foglio laser, lo hai veduto più volte che facciamo, formiamo un piano con il laser. Ho dato per scontato perché probabilmente vale la pena discuterlo brevemente. Quindi proviamo ad avere qua la telecamera e qua abbiamo il piano del laser, che faccio un po' più spesso. Ovviamente il piano è dell'ordine di un millimetro o dei millimetri. Supponiamo che la particella si muove nella direzione, diciamo, parallela all'asse ottico della telecamera. Quello che vedrebbe la telecamera è uno spostamento della particella, che non è in grado ovviamente la telecamera di vedere questo spostamento fuori dal piano, ma vedrebbe uno spostamento fittizio che è di questo tipo, semplicemente perché la particella non è allineata con l'asse ottico, quindi quando si muove qua, nell'immagine la telecamera vedrebbe uno spostamento fittizio in questa direzione. Questa è una prima cosa. Seconda cosa, ovviamente la telecamera non è in grado di distinguere le diverse posizioni lungo quest'asse, quindi di fatto fa una media di tutti gli spostamenti che si verificano in questa direzione. Per questo motivo vogliamo invece avere un piano anziché un volume quando utilizziamo una telecamera, così in modo tale da evitare questa media spaziale. E come dicevo, la luce del laser si presta molto bene a formare delle forme con un piano utilizzando delle lenti. Adesso ci sono diversi tipi di setup che possono essere utilizzati, quello che voglio discutere è principalmente il principio di funzionamento delle lenti. Distinguiamo due tipi di lenti, la lente sferica e la lente cilindrica. Qual è la differenza? La lente sferica agisce in tutte le direzioni nello stesso modo, quindi di fatto se abbiamo un fascio laser, la lente sferica metterebbe a fuoco in un punto, mentre la lente cilindrica agisce solamente in una direzione e non nella direzione ortogonale. Quindi di nuovo, se abbiamo un fascio laser, la lente cilindrica metterebbe a fuoco su una linea e non in un punto. Questa è la prima distinzione. La seconda distinzione è relativa alla lunghezza focale, se è positiva o negativa. Lunghezza focale positiva vuol dire che la lente è convergente, quindi c'è un fascio laser e lo converge in un punto o una linea. Lunghezza focale negativa vuol dire che è divergente, quindi prende il fascio laser e lo espande. Dicevo, ci sono tantissime configurazioni di lenti, che buona parte degli esperimenti si fanno con questa configurazione, utilizzando semplice, questa è un po' la configurazione più semplice, due lenti, una lente sferica negativa, una lente cilindrica positiva. Quella che fa la lente sferica negativa è divergere il fascio laser in tutte e due le direzioni, quindi questa è la direzione, diciamo, la vista laterale, questa è la vista da sopra. Quindi la lente sferica espande il laser in tutte e due le direzioni e la lente cilindrica invece in una direzione non fa assolutamente nulla, quindi il laser continua ad espandere, mentre nell'altra direzione converge la luce e quindi forma una zona, cioè questa qua, in cui lo spessore è molto piccolo. Quindi di fatto noi abbiamo un foglio laser che ha un certo spessore, poi lo spessore diminuisce e poi continua ad aumentare il numero. Questo ovviamente è schematizzato, in genere questa
questo punto in cui viene focalizzata la luce è molto più lontano. Cosa importante qua, che probabilmente è un po' controintuitiva, è che non vogliamo fare la misura in questo punto, cioè non vogliamo avere questa zona qua, che si chiama la waist o vita, non vogliamo avere questo nel nostro volume di misura, perché quello che succede qua è che la luce ha un spessore molto piccolo, il fascio laser ha uno spessore molto piccolo, e quindi anche se c'è un minimo spostamento della particella, diciamo, in direzione normale rispetto al piano, perderemo la particella che ho immaginato. Quindi tipicamente è abbastanza sicuro mettere questa waist prima del volume di misura e fare la misura subito dopo. Tra l'altro questa è la zona, diciamo, in cui c'è più concentrazione di luce, quindi tipicamente se metti il laser a elevata potenza e passi il dito qua, ti luce. Quindi è una zona in cui, che tipicamente si mette prima del volume di misura e non dopo, appunto per evitare di danneggiare la finestra della galleria del vento, se c'è una finestra, o la lente della telecamera, o chi sta operando per quello. Ok, quindi abbiamo discusso fino adesso particelle e laser. Altre cose che voglio discutere sono l'imaging, quindi come visualizziamo le particelle e alla fine come otteniamo la velocità. E dicevo, domani sarà un po' più divertente, nel senso che anziché vedere equazioni vediamo un po' più di esempi di gallerie del vento e misure che abbiamo fatto. Ok, per quanto riguarda l'imaging abbiamo una telecamera digitale, per questo è legato a un CCD, ovviamente una lente, e qua è l'oggetto sul quale vogliamo fare la misura. Quindi qua abbiamo il nostro modello ideale, il nostro flusso sul quale vogliamo fare la misura. Definiamo due distanze, BI o BE è la distanza, si chiama distanza dell'immagine, cioè la distanza tra la lente e il sensore della telecamera, mentre DO è la distanza dell'oggetto, che è la distanza tra l'oggetto, quindi la lente. E la magnificazione ottica, il magnification factor, è di fatto questo rapporto BE sopra DO, che è anche il rapporto tra la dimensione dell'oggetto nella mia immagine e la dimensione dell'oggetto nello spazio fisico. Quindi in questo esempio abbiamo una telecamera, abbiamo una lente qua, stiamo guardando a un albero che ha una distanza VO dalla lente, l'albero ha una certa dimensione che è H maiuscolo, quello che vediamo nell'immagine è H minuscolo, e questo rapporto H piccolo su H grande è la magnificazione. E questo è semplicemente ottica geometrica, cioè il fatto che abbiamo una lente e la lente proietta quello che vediamo nell'oggetto nel sensore, quindi nella mia immagine. Quello che succede nella PAD e quindi nel visualizzare le particelle è un po' diverso. Qua è semplicemente un esempio di qual è l'effetto della magnificazione. Come dice il nome, la magnificazione è semplicemente quanto stiamo zoomando dentro l'oggetto, quindi questa è un'immagine, qualcosa di un po' particolare che stiamo facendo all'epoca con un ugello, con un sensore a filo caldo, con due telecamere, una con un magnification di 0.12, una con un magnification di 0.53, e quindi quello che si vede è semplicemente che la telecamera che ha un magnification più grande è semplicemente zoomata dentro più rispetto all'altra. Dicevo, quando visualizziamo le particelle dobbiamo tenere in conto non solo dell'ottica geometrica, ma dobbiamo tenere in conto di qualcos'altro, e questo è riportato qua. Nel senso che, partiamo da qua, supponiamo che questo è il nostro sensore, e il sensore è formato da tanti elementi che sono i pixel, e ogni pixel ha una certa dimensione. Tipicamente 10 micron. Dicevo che le particelle hanno una dimensione dell'ordine di 1 micron e il fattore di magnificazione, tipicamente vediamo sempre un oggetto che è più grande rispetto al sensore, quindi il fattore di magnificazione è tipicamente tra 0 e 1, quindi qualcosa dell'ordine 0,5, 0,1. Se ci fosse semplicemente ottica geometrica, il diametro
della particella nella mia immagine sarebbe uguale semplicemente al diametro della particella nello spazio fisico per il fattore di magnificazione. Quindi, assumendo che ho un fattore di magnificazione di 0,1 e assumendo che ho un diametro della particella di 1 micron, avrei un diametro geometrico di 0,1 micron, quindi il prodotto di questi due, che vorrebbe dire sarebbe un centesimo di pixel, che come potete immaginare non è una grande misura, adesso torno su questo tra poco, però vorrebbe dire che la particella è molto più piccola dell'elemento che utilizzo per misurare, quindi non sarebbe un'ottima misura. In realtà c'è un altro fenomeno, in realtà ci sono altri fenomeni, uno di questi altri fenomeni è il fenomeno della diffrazione. Avete mai sentito parlare di diffrazione? Qualche corso? No. L'idea è rappresentata qua. Supponiamo di avere il fatto di avere la luce, che è un'onda, quindi vediamo le diverse fasi dell'onda, e assumiamo che è un'onda piana, e quest'onda interagisce con una fessura, con un'interfaccia, che è la lente del nostro obiettivo, che ha un diametro che è finito, non ha un diametro infinito, ha un diametro che sono 5 cm, qualcosa di questo tipo. Quando la luce interagisce con questa interfaccia, che ha un diametro finito, si forma una struttura luminosa di questo tipo. Quindi non continua a propagarsi esattamente con la stessa intensità, ma si formano, vedete, una sorta di raggi di questo tipo. Quindi quello che succede è che se io ho un punto luminoso, cioè la particella posso immaginare come un punto luminoso, nel sensore quello che vedo non è solamente un punto, ma vedo qualcosa di diverso, ed è quello che si chiama il disco di Airy. Disc. Cioè quello che si vede sono questi anelli concentrici a causa della diffrazione. Tipicamente nelle immagini non ho una risoluzione sufficiente per vedere questi anelli. La cosa interessante però è che la diffrazione aumenta il diametro della particella, quindi quello che vedo non è una particella che è un centesimo del pixel, ma tipicamente vedo una particella che è più o meno grande. Da cosa dipende il diametro di questa diffrazione? È riportato qua. Dipende dalla lunghezza d'onda del laser, che di nuovo non posso cambiare. Dipende leggermente dal fattore di magnificazione, che volendo posso cambiare, ma dipende da questo parametro qua, che è l'f-stop o f-number, che è il rapporto tra la lunghezza focale della lente e il diametro, l'apertura della lente. Cioè, sapete, se prendiamo un obiettivo, tipicamente c'è un diaframma, quindi l'obiettivo è fatto così. L'obiettivo che si monta sulla telecamera è fatto in questo modo. Ok, quindi l'obiettivo è fatto in questo modo, c'è un diaframma qua che posso aprire e chiudere, quindi posso cambiare il diametro di che è il diametro attraverso il quale passa la luce, cioè la luce passa solamente in questa regione qua, mentre questa zona qua è coperta. Buon pomeriggio a tutti quanti. Come avevo detto ieri, la lezione di ieri è un po' più teorica didattica, cioè di fatto non si discostava molto da quanto riportato in libri e paper. La lezione di oggi invece vorrei portarvi un po' in un viaggio su quello che stiamo facendo ultimamente sulla BNB, come la stiamo sviluppando, in che direzione, quindi quali sono le tematiche di ricerca. E quindi seguo un po' questa scaletta, partendo da BNB per validazione di CFD, questa è una possibile applicazione, quindi presenterò
apparentemente ai risultati della collaborazione tra Udelf e Cassino. Pressure from PID, quindi il fatto che attraverso la PID possiamo ottenere non solo informazioni sulla velocità, ma anche informazioni sulla pressione, quindi informazioni dinamiche. E poi la scale PID, quindi come stiamo sviluppando la tecnica in modo tale da avere misure di grande scala, quindi misurare non più su centimetri ma su metri. Ok, partiamo dalla prima, PID for CFD validation. Penso che possa essere rilevante anche per appunto persone che fanno, che sono più esperte di simulazioni numeriche. Ma l'idea è molto semplice, ok? In CFD, così come in PID o in tecniche di misura, abbiamo sempre delle incertezze, e in particolare nella CFD abbiamo incertezze che sono legate ad esempio ai modelli che utilizziamo per il flusso, quindi se utilizziamo delle simulazioni tipo EANS introduciamo dei modelli di turbolenza che inevitabilmente hanno delle incertezze, ci sono delle incertezze legate alla geometria, alle condizioni a contorno, ovviamente ci sono incertezze associate alla discretizzazione del tempo e dello spazio, e incertezze legate alla convergenza di soluzioni iterative o anche all'arrotondamento dei risultati. Quindi sappiamo che quando si fanno delle simulazioni numeriche, in genere abbiamo delle incertezze che non è semplice quantificare, quindi è abbastanza tipico ottenere dei risultati diversi a seconda di, ad esempio, del modello di turbolenza che si utilizza. Questo viene da un paper di qualche anno fa, in cui un consorzio di diverse università fece delle simulazioni di tipo molto diverso, da simulazioni EANS a simulazioni DNS, ottenendo risultati simili però diversi. Questo è un flusso su una superficie piana con un ondaletto in cui c'è una separazione del flusso, quindi vedete velocità alta colore rosso, velocità bassa su colore blu, e qua c'è un ondaletto, un flusso supersonico. E la cosa interessante qua è che ovviamente uno non sa qual è la soluzione esatta, quindi non sa se questo è una soluzione migliore oppure questa è una soluzione migliore. E la PID si presta molto bene per la validazione dei modelli CFD, perché dà informazioni come la CFD, che sono informazioni su un piano o su un volume, le informazioni abbiamo visto di due componenti di velocità o tre componenti di velocità. Quindi possiamo fare un confronto molto, diciamo, alla pari tra CFD e PID, e quindi vediamo ad esempio, facendo degli esperimenti di PID, che questo tipo di soluzione sembra meno accurata rispetto a questa qua. E questo è abbastanza tipico quando si fanno simulazioni numeriche, spesso si richiedono esperimenti per validare le simulazioni. Quello su cui stiamo lavorando insieme al professor Alpino e a Fabio Giannetta è confrontando gli esperimenti CFD, qual è il ruolo dell'incertezza della CFD e degli esperimenti. Cioè, spesso si fanno questo tipo di confronti, però senza sapere l'incertezza dell'esperimento uno non sa effettivamente quanto è buona la simulazione numerica, quindi è anche possibile che l'esperimento sia affetto di incertezza. Quindi è questo l'argomento che abbiamo voluto affrontare nell'ultimo anno e mezzo, e quindi Fabio è venuto a Delta a fare degli esperimenti su un flusso su una cavità, quindi vedete questa è la sezione di prova della pelle del vento, sono 40 x 40 cm, questa è la cavità, è capovolta semplicemente perché è più facile far venire il laser da sotto, e abbiamo utilizzato tre telecamere una a fianco all'altra in modo tale da avere un field of view, una regione di misura abbastanza larga, dell'ordine di 18 cm. Poi ci sono una serie di dettagli sull'esperimento, e in parallelo qui a Cassino Faust ha fatto delle simulazioni numeriche, sia simulazioni di tipo 2D sia simulazioni di tipo 3D, e le simulazioni sono state fatte con un approccio EANS, quindi Reynolds Average, e con diversi modelli di turbolenza. Adesso non vado in dettaglio di tutte le cose che abbiamo fatto, però la cosa importante qua è che volevamo confrontare i risultati delle simulazioni numeriche e i risultati dell'esperimento, e capire quanto è importante l'incertezza dell'esperimento e quanto sono importanti altre incertezze e quali incertezze,
è l'incertezza del modello di turbolenza, è l'incertezza di qualche altra cosa, ad esempio delle condizioni al contorno. E ok, ma voglio semplicemente farvi vedere un paio di risultati per farvi capire come si può utilizzare VIV. Questo è il confronto tra il flusso medio, quindi campo di velocità medio, sopra vedete il campo di velocità ottenuto con la PEV e sotto quello ottenuto con un modello di turbolenza che è la NG Kepsilon. E come dicevo anche ieri, spesso il campo di velocità medio è già un'informazione sufficiente in molte applicazioni, quindi già essere sicuri che questa media di velocità è accurata è un bel risultato. Quindi confrontando questi due, quello che si vede è che complessivamente la simulazione numerica va piuttosto bene, nel senso che si vede che chiaramente il flusso va da sinistra a destra, velocità massima dell'ordine 10-11 metri al secondo, c'è ovviamente la separazione nel questo punto qua e il flusso riattacca a una certa distanza che è intorno a 6 volte e mezzo l'altezza della cavità, e questo è abbastanza coerente, consistente tra la PLD e la CFD. C'è un vortice primario in tutti e due i casi, la posizione del centro del vortice è leggermente spostata, però il vortice è prodotto piuttosto bene, e anche qui in tutti e due i casi c'è un vortice secondario, la posizione di questo vortice non è esattamente la stessa, però complessivamente i risultati del campo di velocità medio sono molto, diciamo, convincenti, sono molto simili. Quando andiamo a vedere quantità derivate, quindi se andiamo a vedere invece fluttuazioni, ok, là si iniziano a vedere un po' le incertezze o le magagne dell'uno e dell'altro metodo. Ok, confrontando questi due, quello che si vede è che stiamo guardando gli stress di Reynolds X, quindi le fluttuazioni in direzione streamwise, quindi orizzontali. Quello che si vede è che complessivamente la forma, diciamo, di queste fluttuazioni è simile, nel senso che fluttuazioni praticamente nulle o molto basse nella zona al di sopra della ricircolazione, anche nella zona del vortice secondario le fluttuazioni sono molto piccole. Massimo di fluttuazioni sono nell'uscita del layer, quindi dopo che il flusso separa, e nella zona vicino alla riattacco, quindi nella zona del vortice primario. Dal punto di vista quantitativo ci sono differenze abbastanza evidenti. Qua abbiamo valori che sono un 20-30% più elevati di quelle stimate nella CFD. Al momento non posso dire che questo è meglio di questo se non analizzo l'incertezza. E dal punto di vista del grafico vedo che questo qua ha un risultato molto più smooth, nel senso molto più in inglese smooth sarebbe con derivata prima continua, nel senso è ha una coerenza spaziale molto maggiore rispetto a questo qua. Qua vediamo tante fluttuazioni che non dovrei vedere nel campo statistico. Quindi qua sicuramente c'è un qualche problema di convergenza statistica, nel senso il risultato della PLD dipende anche da quante immagini si prendono per fare la statistica. Ok, questi tipi di risultati possono essere utilizzati più che altro per un confronto quasi qualitativo, nel senso che vedere se le strutture che ci sono le stesse, vedere se le fluttuazioni sono simili in zone simili. Per un confronto un po' più dettagliato abbiamo visto alcuni profili in due zone caratteristiche, quindi una che è subito dopo la separazione del flusso, una che è nella zona di ricircolazione e l'ultima che è dopo il riattacco. In realtà abbiamo fatto questo con diversi modelli di turbolenza, faccio vedere solamente i risultati con un modello di turbolenza, e qui abbiamo i profili di velocità media e vedete che rappresentiamo anche il risultato della PLB con l'incertezza. In questo caso abbiamo presentato l'incertezza a un sigma, quindi la cosiddetta incertezza standard. Quindi, okay, se vogliamo l'incertezza espansa al 95%, dobbiamo considerare il doppio di questo intervallo. Però la cosa interessante è che vediamo più o meno lo stesso andamento, nel senso che se noi confrontiamo la PLB, che sono questi simboli neri, e la CFD, otteniamo andamenti molto simili. Quando però confrontiamo quello quantitativamente, ok, abbiamo gli stessi valori, effettivamente se io fisso un valore di Y, i valori possono essere diversi anche di
un certo 10% della U infinito. E cosa causa questa differenza? Abbiamo fatto simulazioni con diversi modelli di turbolenza. Di fatto abbiamo visto che con diversi modelli di turbolenza c'è una certa variazione di queste curve, però nessuno dei modelli di turbolenza che abbiamo provato coincide con la VAB, che ci porta a pensare che ci sono differenze non solo legate al modello di turbolenza, quindi all'effetto della turbolenza tra l'esperimento e il dato numerico, ma anche delle differenze proprio nelle condizioni a contorno. Quindi ovviamente abbiamo fatto una simulazione numerica, le condizioni di ingresso sono esattamente le stesse di quelle della PAB, quindi il campo di velocità di ingresso è esattamente lo stesso, la geometria del modello è esattamente la stessa, di fatto non è esattamente la stessa perché ad esempio in questo modello c'era un leading edge, una parte diciamo davanti, il bordo d'attacco arrotondato che non è stata riprodotta esattamente nella CFD, quindi ci sono differenze che spesso sono importanti nel modello, nella simulazione, che causano poi differenze nei risultati. Altra cosa che abbiamo visto è l'intensità, l'energia cinetica turbolenta, kinetic energy, anche qui a diverse sezioni, quindi di nuovo subito dopo la separazione, nella zona di ricircolo e dopo il riattacco, e anche qui si vede che l'andamento complessivamente, qualitativamente, è molto simile tra PAB e CFD, e i risultati complessivamente diciamo sono d'accordo, in alcuni casi anche all'interno dell'incertezza, però anche qui ci sono zone dove non c'è una buona, diciamo, buona concordanza tra PAB e CFD. E qua non faccio vedere gli altri risultati degli altri modelli di turbolenza, si vede che utilizzando diversi modelli di turbolenza il picco di fluttuazioni nello Schrödinger si avvicina alla PAB. Quindi diciamo le conclusioni principali che otteniamo è che prima di tutto dipende da cosa siamo interessati a vedere, nel senso che tipicamente quando guardiamo a campi di velocità medi e andamenti e quantità diciamo macroscopiche, quindi la cosiddetta topologia del flusso, che strutture ci sono, che vortici, qual è la lunghezza di riattacco, dove è collocato un vortice, nei campi medi un modello di tipo EANS già funziona abbastanza bene, almeno per questa geometria molto semplice. Quando andiamo più nel dettaglio di quantità, quindi della velocità diciamo locale, ci sono differenze significative tra PAB e CFD che spesso non possono essere attribuite solamente al modello di turbolenza, ma bisogna prestare particolare attenzione a essere sicuri che si sta modellando lo stesso problema che si ha nell'esperimento. Ok, quindi questa è una parte che volevo discutere brevemente, quindi come la PAB può essere utilizzata per simulazioni numeriche e per validare simulazioni numeriche. Una parte che si sta sviluppando negli ultimi anni, che sta prendendo sempre più importanza, è la parte diciamo dinamica della PAB, nel senso Particle Image Velocimeter PAB è nata per misurare la velocità, quindi informazioni cinematiche, e in realtà ci si sta muovendo sempre di più verso informazioni dinamiche, quindi su campi di pressione, su forze, quindi resistenza, portanza. E perché si fa questo? Perché questo è un esempio tipico, quello di un'ala, probabilmente con un motore, di fatto, soprattutto nel settore aerospaziale, il flusso è importante per capire quali sono le sollecitazioni a cui è sottoposto un oggetto, ad esempio un'ala. E tipicamente le misure in una galleria di eventi industriali si fanno con modelli che sono costosissimi, perché hanno centinaia, se non migliaia di sensori di pressione, quindi qua non si possono vedere, ma sono presenti dei tantissimi forellini dove si misura la pressione. Questi forellini sono collegati a dei tubi collegati alla fine a sensori di pressione, e un modello di questo tipo può costare anche centinaia di migliaia di euro, perché richiede un design molto spinto, una precisione molto elevata nel posizionare i sensori e nella superficie del modello.
Adesso ci stiamo muovendo sempre di più nella direzione di misurare pressione con PMI. E come si fa questa cosa? In modo teoricamente abbastanza semplice, cioè noi misuriamo la velocità con la PMI, però possiamo anche utilizzare le equazioni di Navier-Stokes, quindi le equazioni di conservazione della quantità di moto, che molto semplicemente possono essere scritte in questo modo. Gradiente di pressione uguale a un termine che è la derivata materiale della velocità più un termine che è il termine viscoso. Adesso la derivata materiale della velocità, questo du in dt, se lo scrivo esplicitamente, questa diciamo, è la formulazione Lagrangiana, quindi è l'accelerazione di una particella che si muove nel fluido. Se lo scrivo in modo euleriano, quindi fissando un punto nello spazio, può essere scritta in questo modo. Quindi ho un termine che è la derivata temporale nel punto, quindi l'accelerazione locale, e un termine che è invece legato alla velocità e nabla che è un operatore che è legato ai gradienti spaziali, quindi derivata di u in x, y e z. Quindi di fatto io ho qua sulla destra ho tutti i termini che dipendono dalla velocità che misuro con la PMI, questo è il lavoro della PMI, e accelerazione che o trascuro quando sto analizzando campi di velocità medi, un campo di velocità medio è un campo stazionario, quindi posso trascurare questo termine, oppure se voglio vedere le istantanee devo avere delle misure cosiddette tempo risolte che mi danno non solo la velocità ma anche la variazione del tempo della velocità. Ma comunque la cosa importante è che tutto questo te lo posso misurare con la PIB e qua ho il gradiente di pressione, quindi io di fatto attraverso la PIB e facendo un po' di calcoli ottengo automaticamente il gradiente di pressione e almeno teoricamente il gioco è finito, nel senso se io ho la pressione in un punto e conosco il gradiente, quindi supponiamo che conosco la pressione P e conosco dp in dx, dp in dx lo posso scrivere come P in i più 1 meno P in i diviso delta x, quindi di fatto se io conosco P nel punto i posso determinare P nel punto i più 1 perché conosco il dp in dx e così via. E quindi un metodo possibile per determinare la pressione è semplicemente assegno il valore di pressione in un punto dove la pressione per qualche motivo è nota, ad esempio se sto nella regione di flusso uniforme, quindi al di fuori dello strato limite, e poi semplicemente marciando in x e in y posso determinare la pressione ovunque nel mio campo. Questo è un approccio possibile. Dal punto di vista teorico diciamo non c'è nulla di male, se non il fatto che questo delta x deve essere sufficientemente piccolo per ridurre il valore di troncamento. Dal punto di vista pratico in realtà non si utilizza questo approccio, ma si prende questa equazione e si calcola la divergenza di questa equazione. Quindi se io calcolo la divergenza ho nabla 2 di p, dove nabla 2 di p altro non è che derivata seconda di P in X due volte, derivata seconda in Y due volte, è uguale alla divergenza di questa quantità qua, quindi di nuovo prendo quantità note, misura della PIB e faccio derivata spaziale. Quindi questa qua è la cosiddetta, la famosa equazione di Poisson per la pressione, quindi è un'equazione ellittica, differenziale ovviamente, che posso risolvere, però basta che ho opportune condizioni al contorno, tipicamente almeno un punto deve essere in condizione alla Dirichlet, quindi sul valore della pressione, altri punti in condizione alla Neumann, sul gradiente di pressione. Però la cosa importante è che tutto questo è noto e quindi posso semplicemente o comunque in tempi molto ragionevoli, tempi di calcolo molto ragionevoli, determinare un campo di pressione. La cosa importante qua è che questa equazione è un'equazione tridimensionale con tre componenti, o meglio, il gradiente di pressione ha tre componenti, questo derivata seconda, se la devo scrivere correttamente,
c'è anche la componente in Z. Quindi per fare la per determinare il campo di pressione ho bisogno teoricamente di tre componenti di velocità U, V e W, di uno spazio tridimensionale per fare le derivate in X, Y e Z, e in teoria anche di derivate temporali. Quindi per fare un calcolo di pressione accurato ho bisogno di fatto della piedi tomografica, che mi dà tre componenti di velocità in un volume, e non solo tomografica ma deve essere anche tempo risolto. Domande su questo? Riuscite a seguire? Sì? Ok, adesso prima di andare avanti sulla pressione e far vedere alcuni esempi sulla pressione, voglio discutere due cose velocemente sulla misura volumetrica, quindi su come si fa la tomografia e quali sono le problematiche legate alla tomografia. Perché? Perché abbiamo discusso ieri, ok, come si fa la PIB, si prendono le immagini, si processano, si ottiene il campo di velocità, e quello che avevo detto ieri è che nella tomo, nella PIB tomografica, c'è un passaggio intermedio che è andare dalle immagini alla distribuzione tridimensionale delle particelle, quindi dalle immagini all'oggetto, la cosiddetta ricostruzione dell'oggetto. E qua indico con I l'intensità che vediamo nelle nostre immagini, quindi nelle acquisizioni, e con E invece l'intensità delle particelle nel volume. Adesso, questo processo non è sicuramente non è banale, ma è un processo che è mal posto dal punto di vista matematico, perché dobbiamo risolvere un problema inverso in cui noi abbiamo queste quantità I e dobbiamo determinare le quantità E, quindi dobbiamo determinare l'intensità delle particelle del volume. E voglio spiegare un po' come si fa velocemente. Tipicamente la telecamera vede una certa intensità. Il principio di base per ottenere la distribuzione di particelle del volume è proiettare l'intensità della particella lungo la line of sight, quindi lungo la linea di vista della particella, della camera, che è ortogonale di fatto al sensore. E quando c'è un'intersezione tra delle linee di vista, probabilmente c'è una particella. Qual è il problema però? Cioè, noi partiamo da qua, abbiamo un volume di misura e due telecamere, e assumiamo che, ok, nell'atomo abbiamo più telecamere, dunque tipicamente abbiamo 3-4 telecamere, però semplifichiamo un po', abbiamo due telecamere e assumiamo di avere solamente due particelle. Cosa si vede nelle nostre telecamere, quindi nelle immagini? La prima particella produce un picco di intensità in un punto, e allo stesso modo la seconda particella produce un altro picco di intensità nella camera 1, e lo stesso per la camera 2. Ok? Adesso io quello che so è di fatto questo, cioè io vedo le immagini della prima telecamera e della seconda, ma non so com'è il volume e come le particelle sono distribuite nel volume. Questo è quello che voglio determinare, quindi io di fatto parto da qua, vedo le immagini con dei picchi di intensità e non so quello che c'è nel volume, devo determinare come le particelle sono distribuite. Quindi quello che faccio è semplicemente prendo queste intensità e le proietto all'interno del volume. E quando faccio questo, ok, dico prendo quell'intensità e la proietto, la stessa cosa per le altre particelle, e finisco con 4 particelle. Ricordate, partivamo con 2 particelle e quando faccio la ricostruzione ce ne sono 4. E queste sono le famose ghost particles, cioè particelle fantasma, in che senso? Nel senso che non esistono nello spazio fisico, non ci sono nel mio volume di misura, però compaiono nel momento in cui io passo dalle immagini al volume di misura. E la cosa, diciamo, difficile, o la cosa su cui si è spesa molta ricerca, è il fatto che queste ghost particles non sembrano dei fantasmi di Pac-Man, ma sono particelle come le altre. Quindi io di fatto non ho un metodo semplice per distinguere qual è una particella vera e qual è una particella fantasma. E questo, ok, molta ricerca è stata fatta per capire come posso distinguere le particelle, ma il problema principale è che limita la quantità di particelle che si possono immettere nel volume di misura.
limita la cosiddetta PPP, cioè la byte per pixel, che vuol dire di fatto limita la concentrazione di particelle che non il volume di misura. Per diciamo, formulare la cosa in modo un po' più matematico, ci sono diversi metodi che fanno questa cosa che sto dicendo, quindi per passare dalle immagini all'oggetto con le particelle. Sono metodi di ricostruzione algebrica, ARC, che è appunto la ricostruzione algebrica, MAERC, che è la ricostruzione algebrica moltiplicativa, multiplica di blind side, e sono dei metodi tipicamente iterativi. Quello che succede è che assumiamo di avere due particelle, col primo metodo ARC si ottengono cose di questo tipo, quindi si vedono proprio le linee di vista delle diverse telecamere. Con MALT invece tipicamente si ricostruiscono abbastanza bene le particelle quando sono solamente due, quindi quando sono poche. Aumentando il numero di particelle si inizia a vedere sempre di più differenze tra le particelle vere e quelle invece ricostruite. Quindi questo è per dare un'idea che okay, qua vedete diverse concentrazioni di particelle da PPP molto piccola, quindi 0,005, vuol dire che con ogni pixel ho mediamente 0,005 particelle, che vuol dire ho bisogno di 1000 pixel per trovare 5 particelle. Vedete diversi livelli di concentrazione, questo è più o meno il limite, quindi è 0,05 PPP, che è di fatto un limite sulla concentrazione e sulla quantità di particelle che posso avere. Cosa voglio dire con tutto ciò? Che l'atomo, che è una tecnica tridimensionale, però questo effetto qua limita di fatto quante particelle posso avere nella profondità. Quindi di fatto se voglio fare, assumendo anche che avessi un laser potentissimo e posso produrre tutte le particelle che voglio, non sono in grado al momento di riempire questa stanza di particelle, illuminare le particelle e vederle con delle telecamere e ottenere campi di velocità. Perché? Perché se io guardassi le particelle in questa stanza vedrei nelle immagini troppe particelle sovrapposte e quindi questo causerebbe una grandissima incertezza nel determinare la posizione delle particelle e quindi nel calcolare il campo di velocità. Quindi questo al momento di fatto è un limite della PIP, però ci torno su questo tra poco. Ok, facendo un passo indietro, quindi stavamo qua parlando di pressione, questa è una breve parentesi per dire ok, abbiamo bisogno della PIP tipicamente volumetrica se vogliamo risolvere questa equazione considerando tutti i termini e non trascurare quantità come componente di velocità in z o derivata in z. Voglio farvi vedere degli esempi di misure di pressione fatte con la PIP per darvi un'idea di cosa siamo in grado di fare, quanto può essere accurata e come va d'accordo o in disaccordo con misure fatte con sensori tradizionali. Ok, questo è un esempio fatto qualche anno fa, è uno strato limite turbolento. Cosa si vede qua? Poco. Qua c'è una uscita, che è un ugello circolare da dove esce il flusso in questa direzione. Ci sono quattro telecamere, una, due, tre, quattro. C'è un piatto, quindi una superficie piana qui, e c'è un laser che produce la luce che fa un giro strano per la velocità. L'idea di base è, ok, sappiamo tutti come fa un profilo di velocità in uno strato limite, tipicamente velocità è in questo modo, si produce uno strato limite fatto più o meno così, e questo è riportato tantissime volte in letteratura. Ci sono di fatto molte meno informazioni sul campo di pressione in prossimità di una parete, quindi anche se prendo una superficie piana, in letteratura praticamente non è mai stato ricordato prima di lavori di questo tipo negli ultimi anni un profilo di pressione lungo lo strato limite e cosa fa la pressione in prossimità della parete. Quindi questo è il campo di pressione che si può ottenere con la PIP. È una PIP tomografica, però sempre fatta in volumi
diciamo con uno spessore piuttosto piccolo, e quello che si vede qua sono diversi colori, dove colore rosso vuol dire pressione elevata, colore blu pressione bassa, quindi dal punto di vista fisico cosa corrisponde? La pressione elevata tipicamente si ha in un punto di ristagno, quindi se voi pensate a un cilindro, il flusso che va verso un cilindro, otteniamo la pressione massima nella parte davanti del cilindro, dove il flusso ristagna e quindi decelera. Anche se seguiamo un'equazione di Bernoulli, si ha un massimo di pressione quando la velocità è luce. Minimo di pressione invece è tipicamente associato a delle strutture vorticose, dove c'è un minimo di pressione tipicamente c'è, si genera una forza centripeta, per cui le particelle che si stanno muovendo sono soggette a una pressione più bassa all'interno di questo punto, quindi tendono a aiutare in questo modo, quindi formano una struttura vorticosa. Quindi questo è un campo di pressione all'interno di uno strato limite turbolento, e sono stati fatti confronti anche con diciamo, tecniche tradizionali. Cosa si fa tradizionalmente? Si mette un sensore sulla superficie. Quindi tradizionalmente quello che si fa è si ha una superficie piana qua, si introduce un sensore sulla superficie, poi si fa un forellino e con un tubo si collega il forellino al sensore di pressione. E è stato fatto un confronto sull'andamento della pressione nel tempo, quindi non solo sul valore medio ma anche come muove la pressione nel tempo. Quindi abbiamo il blu che è il risultato del microfono, la linea nera tratteggiata invece è il risultato della BMI tomografica, e vedete che c'è una certa corrispondenza tra i due risultati. Tipicamente in questo esperimento, ma in molti casi che abbiamo visto fino adesso, c'è una sorta di modulazione quando utilizziamo la PED, nel senso che, ad esempio, se voi guardate questo picco, quest'altro picco o questo, tipicamente con il microfono otteniamo valori più elevati di picco di pressione. Adesso stiamo parlando di pochi pascal, però indipendentemente dal valore 1-2 pascal è proprio il fatto che la risoluzione spaziale che si ottiene con un microfono, con un sensore di pressione tipicamente più elevata, nella PID ci sono delle modulazioni, quindi c'è una riduzione di valore di picco legata prevalentemente a due motivi. Il primo motivo è il fatto che si utilizza la peroscorrelazione, quindi non misuriamo la velocità in un punto, ma sempre prendiamo una finestra di interrogazione in cui si calcola una velocità media. Quindi di fatto stiamo sempre mediando la velocità in una regione finita, tipicamente più grande della regione in cui media il sensore. E il secondo punto è che dobbiamo risolvere l'equazione di Poisson per la pressione, e anche nel risolvere l'equazione di pressione abbiamo una serie di derivate spaziali, derivate temporali, che tipicamente possono essere sottostimate dalla PID, perché di nuovo rappresentiamo queste derivate con delle differenze finite, ci sono degli errori di truncamento che causano queste differenze. Comunque, gli autori di questo lavoro hanno fatto anche una correlazione per capire qual è il livello di quanto di fatto i risultati PID e microfono combaciano, e ottengono un coefficiente di correlazione del 0,6, quindi del 60%. Cioè, se i due risultati fossero perfettamente l'uno sopra l'altro, questo andrebbe fino a un 100% di correlazione. Quello che si ottiene tipicamente oggigiorno è dell'ordine del 60-70%. È sufficiente o no? Non ve lo so dire, dipende dal tipo di applicazione, ovviamente. Quello che più mi preme sottolineare è che c'è una certa potenzialità nell'utilizzo della PID per la pressione. E qual è la potenzialità che vediamo? Quindi quello che voglio dirvi è che questo lavoro non è un lavoro concluso, ok, fino a qua si è arrivato, non si va più avanti. Si può andare più avanti, ma ci sono grandi potenzialità della PID, perché? Prima di tutto perché i sensori di pressione danno pressione in determinati punti, che sono punti fissi. Se voglio sapere la pressione in un altro punto, devo fare un altro modello, quindi devo fare un nuovo design, devo fare una nuova produzione, costa.
costa tempo e costa denaro. Nella PEP ho il lusso di poter scegliere quando voglio dove estraggo la pressione, perché ottengo la pressione su un intero volume, quindi posso scegliere dopo l'esperimento dove voglio estrarre la pressione. Seconda cosa piuttosto importante è che con i sensori di pressione posso misurare la pressione solo dove posso installare il sensore. Quindi ad esempio se io ho un'ala che ha un bordo d'uscita molto appuntito, affusolato, non posso mettere il sensore di pressione là. Se ho un'ala che sta ruotando, come il caso di un'elica, non posso mettere un sensore di pressione. Se ho un oggetto volante con ala flapping wing, quindi ad esempio una sorta di uccello, ma anche, quindi non solo oggetti fatti dall'uomo, ma anche uccelli, insetti, quindi parlo di biomeccanica, in quel caso non posso installare dei sensori. Con la PIP c'è almeno la potenzialità di poter misurare la pressione ovunque. Quindi un altro esempio che volevo far vedere brevemente è quello di un'elica, di un propulsore ad elica, in cui all'epoca questo mio collega fece delle misure in diversi piani, quindi non fece misure effettivamente tridimensionali, fece misure in stereo, tre componenti, in diversi piani, paralleli, diciamo, paralleli tra loro e ortogonali all'asse della pala. E utilizzò questi risultati per confronto con la ANS, quindi vediamo qua a diverse sezioni della pala, ci sono diversi piani di velocità, e ovviamente la sezione finale, diciamo, si chiude, non c'è più la pala, e campo di pressione in cui, a parte questa parte bianca della parte in cui fate la parte d'ombra, in cui non c'è nessun risultato, si vede tipicamente pressione elevata davanti, che è legata ovviamente a un punto di ristagno, e pressione invece più bassa al di sopra della pala, che è legata invece all'accelerazione del flusso. E anche qua, come combaciano o non combaciano i risultati di PIP e i risultati di ANS, direi piuttosto bene, nel senso che PIP tipicamente si riconosce per il fatto che ci sono sempre delle zone d'ombra in cui non siamo in grado di misurare. Adesso probabilmente non è chiarissima, è più chiaro sul mio schermo, però confrontando il coefficiente di pressione ottenuto dalla ANS, il coefficiente di pressione ottenuto dalla PIP, si vede che i valori sono praticamente gli stessi, non solo la distribuzione è la stessa, ma anche i valori nella zona di ristagno e nella zona di ricircolazione sono praticamente gli stessi, che è, diciamo, in questo caso un po' una doppia validazione, perché così come nella ANS ci sono molte incertezze legate al modello di turbolenza, legato di nuovo alle dimensioni del contorno, nella pressione dalla PIP anche lì ci sono una serie di incertezze, perché più andiamo, diciamo, avanti nella catena di misura, quindi non ci fermiamo alla velocità ma andiamo verso pressione, più le incertezze si accumulano e è valida la domanda che okay, quanto possiamo fidarci di questo risultato. Adesso l'ultima parte di questo seminario vorrei spenderla su come stiamo espandendo la PIP da una tecnica di misura per scale piccole, quindi per il fatto la ricerca all'università, a una tecnica di misura che può essere utilizzata nell'industria. Questo ho fatto vedere già ieri questo diagramma, se vi ricordate rappresenta le diverse componenti di velocità e il diverso dominio in cui tecniche di misura sono utilizzate, da laser Doppler, che è una misura tipicamente puntuale che dà una componente di velocità o più componenti di velocità, a, diciamo, questa zona qua dove siamo nella PIP tomografica a tempo risolto, dove misuriamo tre componenti di velocità U, V e W in uno spazio quadridimensionale, quindi tridimensionale con lo spazio più l'altra dimensione che è il tempo. Quello su cui probabilmente non ho speso molto tempo ieri è dire che il tipico volume nel quale misuriamo è questo, quindi la dimensione di un telefonino.
perché non misuriamo se un volume è più grande? Semplicemente perché non possiamo, non abbiamo abbastanza intensità luminosa per di fatto illuminare un volume più grande e vedere le particelle, distinguerle dal background. Quello che invece vogliamo fare è questo, quindi andare dal telefonino alla dimensione umana, perché tipicamente perché nell'industria le dimensioni sono molto più grandi, quindi se pensate all'automobile, anche agli aeroplani che si testano nelle gallerie del vento, non sono in scala 1 a 1, però hanno dimensioni molto grandi per avere una certa similitudine col numero di Reynolds effettivamente dell'operazione dell'aeroplano. Quindi questa è la direzione in cui stiamo andando, da un telefonino alla scala umana. E per darvi un'idea, questo è quello che è successo negli ultimi anni, cioè questo è il tipico piatto di calibrazione che utilizzavamo fino adesso, 10x10 cm, venduto da una compagnia, e questo invece è il piatto di calibrazione che utilizziamo adesso per le misure su grande scala, quindi dimensione dell'ordine di un metro. Adesso la domanda ovviamente è come passiamo da misure in questo volume a misure in questo volume qua. E la risposta sta in queste particelle. Discusso un po' ieri il tipo di particelle che vengono utilizzate. Ricordate, si parla prevalentemente di particelle di olio o di fog, quindi sorta di fumo, particelle di ossido di titanio, comunque particelle molto piccole, dell'ordine di un micron, e per questo motivo che non riflettono molta luce. Perché dovevano essere molto piccole? Perché dovevano seguire un flusso, quindi dove erano tipicamente molto pesanti, la densità dell'ordine di 1000 volte la densità dell'aria. L'idea che abbiamo avuto, che in realtà non nasce da noi, nasce già dagli anni 30 per visualizzazione, è l'utilizzo di queste particelle, queste bolle di sapone riempite di elio. Il principio è molto semplice: il fatto che il sapone pesa più o meno quanto l'acqua, quindi pesa 1000 volte più dell'aria, l'elio invece pesa meno dell'aria, quindi pesa, sembra, la densità dell'ordine 0,1 kg al metro cubo, quindi è più leggero dell'aria. Complessivamente, quindi abbiamo il sapone che è più pesante, l'elio che è più leggero, quindi la particella complessivamente ha una densità, densità della helium field soap bubble, quindi la particella della bolla di sapone riempita d'elio, che ha più o meno la stessa densità dell'aria. Perché questo è importante? Perché se la densità è la stessa dell'aria, noi possiamo avere queste particelle molto più grandi e comunque seguono il flusso molto bene. Quindi anche se abbiamo particelle di 300 micron, anche 1 millimetro, comunque seguono il flusso bene e di conseguenza sono buoni traccianti per le applicazioni PLD, ma riflettono molta più luce, quindi possiamo utilizzare queste particelle in volumi che sono dell'ordine di un metro cubo. Questo per darvi un'idea di come queste particelle sono prodotte, abbiamo speso molto tempo per, diciamo, ottimizzare questo sistema di produzione, però questo è il principio di funzionamento. Abbiamo un condotto coassiale in cui l'elio viene introdotto e il sapone, BFS sta per Bubble Fluid Solution, che è sapone di per sé, non è molto diverso dal sapone che uno può fare sul mercato, l'unica cosa è che ha caratteristiche particolari di tensione superficiale che non è facile ridurre. Comunque c'è del sapone qua nella parte esterna e c'è dell'aria a una certa pressione e velocità che viene introdotta e l'aria ovviamente accelera attraverso questa uscita e di fatto quello che succede è che c'è una estrusione del sapone in questa direzione che contiene l'elio e a causa di una serie di instabilità che si causano dovute alla differenza di velocità tra sapone ed aria, si producono delle bolle che tipicamente possono essere prodotte a una frequenza molto precisa, tipicamente parliamo di 30.000 bolle al secondo, e anche con caratteristiche molto precise, quindi tutte con lo stesso diametro, più o meno 5-10%. Quindi 200, possiamo, cambiando i parametri, le bolle più piccole, più grandi, ma quando tutto funziona bene siamo in grado di avere bolle tutte di 200 micron, più o meno 10-20 micron.
E questo è come, se, come si vedono le bolle, sono bolle di sapone, con una telecamera. A occhio nudo questo è quello che si vede, questi sono diversi, diciamo, produttori di bolle che abbiamo utilizzato nel tempo, più grandi, più piccoli, adesso in realtà lo facciamo stampato in 3D. Però quello che vi voglio far vedere qua, questo è fatto col mio telefonino, già a occhio uno vede queste particelle, mentre a occhio uno non vede le particelle di fumo che si utilizzano in ABD. E questo è già un certo vantaggio, nel senso che queste particelle possono essere utilizzate per fare una visualizzazione. Quindi se io non so nulla del flusso, ok, posso fare la PIB e spendere una settimana a capire quello che succede, posso anche mettere queste bolle, vedere quello che succede e in un secondo sapere se il flusso si para, se il flusso riattacca, dove riattacca e così via, se c'è un void, cioè. Quindi c'ha questo vantaggio che anche dal punto di vista, diciamo, didattico ti fa capire cosa succede nel flusso. E dal punto di vista ottico, stiamo lavorando anche un po' sulla modellizzazione teorica di come operano queste particelle. Il principio non è lo stesso delle particelle di fog. Se vi ricordate, ieri parlavamo del mi scattering per le particelle di fog, perché sono molto piccole, hanno una dimensione simile a quella della lunghezza d'onda. Le bolle no, le bolle sono grandi, sono molto più grandi della lunghezza d'onda della luce, quindi di fatto operano in un regime che è ottica geometrica. E qual è la conseguenza principale? La conseguenza principale è che si vedono i cosiddetti glare spots, che sono questi due punti qua, che è di fatto lo stesso, per molto simile a quello che uno vede quando i bambini fanno le bolle di sapone. Cioè quando se ho una bolla di questo tipo, deve essere circolare, e la luce viene da qua, ovviamente la luce viene riflessa in tutte le direzioni, però se io guardo da questa direzione, quello che vedo è questo è raggio luminoso che viene riflesso in questa direzione, e analogamente vedrò questo è raggio luminoso che viene riflesso in questa direzione. Quindi di fatto ogni particella viene vista come due punti luminosi se, diciamo, faccio uno zoom abbastanza spinto. Quando utilizzo queste particelle per misure di grande scala, di fatto questi due layer points si avvicinano sempre di più, quindi vedo le particelle come particelle normali. Però la cosa più importante è che le particelle di le bolle di sapone producono molta più luce e quindi possiamo fare delle misure in volumi molto più grandi. Quanta più luce? Okay, questo è un confronto. In un certo setup abbiamo utilizzato fog con un f-stop 2.8, quindi aprendo completamente l'apertura. Poi abbiamo messo le bolle di sapone e mettendo l'f-stop a 32, che quindi chiudendo totalmente l'apertura, c'è una bella differenza. Qua abbiamo 4000 di intensità, diciamo, di picco, 3000-4000, con tutta l'apertura chiusa. Qua invece abbiamo solamente 200. Quando mettiamo insieme fog e bolle, di fatto è un disastro, nel senso che per vedere il fog le bolle producono tutta questa parte luminosa che in teoria può anche danneggiare il sensore, quindi non dovrebbe essere di fatto. Però tipicamente c'è un fattore 1000-10000, più vicino a 10000 che a 3000, di intensità che uno guadagna, che è un bel numero, cioè senza dover spendere nulla per un laser migliore e più potente, senza avere problemi di sicurezza, avendo un laser più potente, aumentiamo di 10000 l'intensità delle particelle, il che vuol dire che il nostro volume di misura, o meglio la nostra sezione su cui facciamo la misura, può aumentare di 10000 volte con la stessa intensità delle particelle. Quindi possiamo aumentare di fatto la dimensione lineare 100 e 100 volte, il che vuol dire che passiamo di fatto dalle dimensioni di centimetri a dimensioni di metri. E vabbè, facciamo
mi seguite per qualche slide in più o volete fare una pausa adesso? Seguite? Ok. Uno dei problemi e non problemi che abbiamo avuto con le bolle è il fatto che fino adesso non siamo stati in grado di produrre tantissime bolle, nel senso che ognuno di questi generatori produce 30.000 bolle al secondo più o meno, che può sembrare tanto, però non è così tanto se uno confronta con quante particelle abbiamo bisogno per fare la PID. Quindi di fatto in un'immagine tridimensionale abbiamo una situazione di questo tipo. Questo è, se lo conoscete, un AMEP Body, che è un modello semplificato di autovettura prodotto negli anni 80, dove le macchine assomigliavano più a questa forma. Però quello che si vede, queste dimensioni, questo qua se non sbaglio sono 20 cm più o meno, anche la profondità 20 cm. Se questa fosse un'immagine PID planare, direi che ci sono poche particelle. Se fosse un'immagine PID planare in cui ho un laser sheet di 1 mm. Qua invece ho 30 cm di spessore e ho molte poche particelle. Quindi c'è un problema di risoluzione spaziale, ma c'è anche un possibile vantaggio. Un vantaggio è quello che dicevamo prima, il fatto che la PPP non è elevata, cioè la quantità di particelle per pixel non è elevata e quindi posso utilizzare la droga. Però ci ha portato sempre di più in una direzione che è dalla PLV, Particle Image Velocimetry, alla PTV, Particle Tracking Velocimetry. Qual è l'idea di base? L'idea di base è che con la PLV noi prendiamo delle finestre di integrazione e calcoliamo la velocità media. In realtà ci piace di più poter tracciare lo spostamento di particelle individuali quando possibile. Perché ci piace di più? Perché innanzitutto è piuttosto semplice. Prendo la particella, seguo quella particella e faccio un fitting polinomiale per determinare la traiettoria. Seconda cosa, è qualcosa di piuttosto accurato, perché se ho la particella qua ho una certa incertezza della posizione, se ce l'ho qua ho un'altra incertezza e così via. Nel momento in cui considero la particella in diverse posizioni faccio un fitting polinomiale, complessivamente questa incertezza posizionale, che è un'incertezza tipicamente random, viene via, se ne va via, e quindi ho una traiettoria piuttosto accurata. Quindi questo è stato studiato da qualche anno, e questo è un confronto di un cosiddetto vortex ring, quindi un vortice a ciambella, fatto con la PLV, quindi con la tipica cross-correlazione, con una PLV utilizzando una maggiore separazione temporale tra le immagini. Quello che si vede è che c'è una sorta di modulazione, quindi l'intensità di questo vortice diminuisce, quindi il valore di picco diminuisce. Quando utilizziamo la PTV con la stessa separazione temporale, invece vediamo questa struttura che è molto più coerente dal punto di vista spaziale. Quindi se confronto con questa, diciamo, questa ha una forma tutta, diciamo, storta, legata al fatto che ci sono delle incertezze nella PLV che causano queste fluttuazioni, non sono fisiche, sono semplicemente legate alle regole di misura. Quando utilizzo la PTV invece questi errori sono eliminati e quindi ho una forma molto più, più pulita in qualche modo. E la cosa interessante è anche che, ok, io ho la posizione della particella, adesso se assumo un modello molto semplice polinomiale, lo scrivo qua, quindi io determino la posizione x a diversi istanti temporali e faccio un polinomial fitting, a con 0 più a con 1 t più a con 2 t al quadrato. Questa è quindi la traiettoria della particella nel tempo in cui, okay, determino a con 0, a con 1 e a con 2 con un fitting polinomiale. Automaticamente ho la velocità, banalmente a con 1 più 2 a con 2t, e banalmente ho l'accelerazione, cioè 2 a con 2, accelerazione tipo lagrangiana, quindi l'accelerazione della particella che si muove. Quindi il vantaggio è che la tecnica di tipo tracking mi dà automaticamente non solo traiettoria e velocità, ma mi dà anche l'accelerazione della particella,
che è particolarmente utile quando voglio calcolare ad esempio la pressione, se vi ricordate la pressione ho bisogno dell'accelerazione. Qual è il problema tipicamente, specialmente utilizzando le bolle? Come dicevo, è che ce ne abbiamo poche, quindi abbiamo poche informazioni, quindi ho una particella da qua, ho una particella da qua. Se voglio determinare la velocità nel mezzo, okay, posso utilizzare ad esempio una interpolazione lineare, tipicamente il risultato fa pena, tipicamente il risultato non è molto accurato. Quando faccio la PID tomografica faccio una media del comportamento dello spostamento di diverse particelle. Quello su cui abbiamo lavorato molto ultimamente è, ok, posso fare qualcosa che è un po' più intelligente di un'interpolazione lineare? La risposta è ovviamente sì, e di nuovo può essere un'interpolazione che si basa sulle equazioni di Navier-Stokes, quindi su cose che so del fluido. In particolar modo, tipicamente noi lavoriamo con flussi incompressibili, quindi Mach più basso di 0,3, quindi la densità è costante. Le equazioni di Navier-Stokes possono essere scritte in questa forma, che è l'equazione del trasporto e della vorticità. Cosa si fa in queste tecniche cosiddette big vortex in cell, big plus? Si determina un campo di vorticità in modo iterativo che è consistente con la velocità nei punti dove sono presenti le particelle. Quindi attraverso delle iterazioni si calcola un campo di vorticità tale che la velocità qui sia uguale alla velocità della particella e la velocità qui sia uguale alla velocità di questa particella. Facendo questo posso determinare la velocità in questo punto, che non viene da un'interpolazione ma viene di fatto da risolvere l'equazione di Navier-Stokes. E questo è un esempio, okay, partendo da di nuovo questo famoso oggetto con i vortex rings. Abbiamo sottocampionato questo oggetto utilizzando, queste sono tutte le particelle che avevamo a disposizione, abbiamo prese pochissime, abbiamo fatto un confronto tra diversi approcci, quindi questi sono i vortici che dobbiamo ottenere. In teoria, quando noi facciamo interpolazione lineare si ottiene pochissimo, cioè si ottengono le strutture vorticose più o meno a caso, che non hanno nulla a che vedere con i vortici originali. Quando si utilizza VIC, quindi si utilizza particle tracking più di fatto informazione sulla velocità per determinare la velocità in punti intermedi, si ricostruiscono un minimo queste strutture vorticose. Se utilizziamo questo approccio dando informazioni non solo sulla velocità ma anche sulle accelerazioni, allora si ottiene un campo, diciamo, di velocità o strutture vorticose che, se confrontiamo questo con questo, okay, sono molto simili, considerato che questo viene da qua e l'altro viene da qua, quindi da un centesimo di particella originale. E ok, concludo qua con questo e facciamo una pausa. Facendo un confronto di quello che otteniamo con la PTV più queste tecniche, diciamo, di post-processing, quindi tecniche per aumentare in qualche modo la risoluzione spaziale, quindi facendo il confronto PLV con PTV con B+, quello che si ottiene sono cose di questo tipo, nel senso che siamo in grado di risolvere molto più accuratamente strutture vorticose. Vedete che questo vortice con la PLV di fatto viene mangiato via dalla cross correlazione, poi lo risolviamo molto bene. Questo Redfin vortex è molto coerente dal punto di vista spaziale, qua la vorticità di picco è molto più bassa. Quindi tipicamente si è dimostrato che queste tecniche basate sul tracking delle particelle consentono una risoluzione spaziale migliore di un fattore di piegamento 2 o 3 rispetto alla PID tomografica. Quindi c'è un certo vantaggio nell'utilizzare queste tecniche, e queste tecniche si prestano molto bene con dati diciamo di grande scala. Per questo stiamo spostando sempre di più su questo e sempre meno sull'utilizzo della correlazione. Ok, quindi volevo farvi vedere adesso qualche esperimento che abbiamo fatto sul tema large scale PID. Quindi di fatto farvi capire cosa siamo in grado di misurare adesso e quindi che direzione che stiamo muovendo. Uno dei primi esperimenti che è stato fatto,
l'esperimento del 2015 e la pubblicazione dell'anno successivo, è il flusso a valle di un cilindro che è poggiato su una lastra piana, quindi è un modello molto semplificato, ad esempio per uno specchietto alle dimensioni di una macchina, ad esempio. Qua si intravedono, ovviamente si vede il modello, si intravedono le particelle, velocità bassa in questo caso, 5 metri al secondo, dimensione del modello 10 cm, un volume di misura che è vicino ai 6 litri, più o meno 20x20, forse 20x20x20 cm, che sarebbe totalmente impensabile con particelle di fog. E questi sono qua i risultati che otteniamo, quindi vediamo le traiettorie sono colorate con la velocità, quindi o sono velocità più elevate, ovviamente nella parte di sopra in cui le particelle accedono, qua infatti c'è la scia del cilindro, con velocità molto bassa, e ovviamente dal campo di velocità possiamo ottenere vorticità, quindi una traiettoria del flusso in questa direzione e in quest'altra direzione, e di fatto anche il campo di pressione, quindi otteniamo pressione bassa qua nella zona della scia, ovviamente dove c'è separazione del flusso. Di fatto l'obiettivo di questo lavoro è proprio quello di validare se siamo in grado di misurare la pressione con le bolle, quindi con una tecnica large scale, PAB, PTP. Quindi quello che vedete qua è la vista dall'alto del cilindro e il campo di pressione in superficie. Questo qua è il campo di pressione misurato con dei trasduttori di pressione, quindi tecnica di misura ben nota da decenni. Questo invece è lo stesso misurato con le bolle, con particle tracking, anche qui sulla parete, quindi lo stessi punti, ugualmente, nello stesso piano dei trasduttori di pressione. E l'andamento sembra molto simile, bassa pressione misurata a palla del cilindro con due picchi diciamo ai lati, pressione più elevata a una distanza di più o meno un diametro. Perché? Ovviamente perché il flusso si va e poi riattacca sulla superficie qua a valle, nel momento in cui riattacca c'è una che fa con istagno, per questo c'è un aumento della pressione. Per avere un'analisi un po' più quantitativa abbiamo estratto due profili di pressione, qua e qua, e il confronto tra le bolle e i sensori di pressione è direi abbastanza, di fatto è ottimo. Ci sono delle variazioni al massimo dell'ordine del 5%, quindi questo lavoro ci ha fatto dimostrare che siamo in grado molto accuratamente di riprodurre i campi medi di pressione utilizzando large scale topographic PTP. Per quanto riguarda le fluttuazioni di pressione, che sono messe in queste slide, abbiamo calcolato, c'è questo in cui fa vedere l'evoluzione temporale. Siamo in grado di misurare anche come varia la pressione nel tempo e anche le fluttuazioni della pressione. In quel caso ovviamente è una misura più complessa e diciamo, il confronto con i sensori di pressione è un po' meno buono, quindi abbiamo incertezza del 10-15%. Una delle cose che abbiamo fatto è lo studio di una delta, più che altro per far vedere quali sono le potenzialità delle bolle nel misurare i vortici. Quindi questa è una delta in una sezione di prova di 40x40 cm, velocità di 10 metri al secondo, il volume di misura è più o meno simile a quello dei primi 6 metri. Perché abbiamo scelto questa delta? Perché l'ala delta sappiamo che forma il cosiddetto leading edge vortex, cioè il flusso viene diciamo in questa direzione, nella parte diciamo, della pancia dell'ala delta c'è una sovrappressione, cosiddetto il pressure side, la parte invece di sopra è il cosiddetto suction side, in cui c'è bassa pressione, quindi si formano dei vortici di questo tipo. E qual è il problema dei vortici di questo tipo? Quando questi vortici sono laminari, quindi non c'è turbolenza, le particelle vengono di fatto espulse dal vortice tipicamente. Perché? Perché sono soggette a una forza centrifuga a causa della loro densità più elevata dell'aria. Quindi se io metto delle particelle di fog, questo è il fog comune che si utilizza negli esperimenti,
in presenza del vortice c'è un buco nero al centro, semplicemente perché le particelle vengono eiettate dal vortice a causa della forza centrifuga. E questo è, cioè nel senso, col fog non possiamo fare altre cose, al massimo teniamo il campo di velocità tutti intorno e facciamo un'interpolazione qua. Quando il flusso è turbolento, ovviamente c'è un mixing delle particelle, quindi non si vede questo buco. Quando c'è un vortice laminare, questo è abbastanza comune, per esempio è comune nello studio dei rotori e degli elicotteri. Con le bolle abbiamo l'opportunità di poter cambiare la densità delle bolle, perché possiamo immettere un po' più di elio o un po' più di sapone, quindi possiamo avere una densità che è uguale a quella dell'aria, un po' più alta, un po' più bassa. E quindi abbiamo diverse condizioni, cioè quando abbiamo la stessa densità dell'aria abbiamo una distribuzione uniforme di bolle, quindi non si vede il buco al centro. Se facciamo le bolle più pesanti dell'aria si vede di nuovo il buco al centro. Possiamo anche fare le più leggere quando immettiamo più elio, e in quel caso vediamo un picco di bolle al centro, cioè si accumulano le bolle al centro. Poi possiamo introdurre dell'aria anziché dell'elio all'interno della bolla, e in quel caso il buco diventa ancora più grande perché le bolle sono anche ancora più pesanti. E perché questo è interessante? Perché, come dicevo, possiamo utilizzare le bolle anche per una visualizzazione. Quindi io posso fare delle bolle che sono leggermente più leggere dell'aria, che seguono il flusso ancora bene, però hanno questa caratteristica, che tendono nel tempo a accumularsi al centro del vortice, e posso utilizzare questa informazione per visualizzare il centro del vortice. Quindi questo è il flusso intorno all'ala, si vede come bolle che sono in questa direzione, c'è un'accelerazione, in questa direzione, ma vediamo che c'è questa linea qua che è di fatto il centro del vortice. E quando lo vediamo, ok, questa è un'istantanea, quando lo vediamo in video vediamo anche che è abbastanza stabile, soprattutto in questa parte, che non oscilla, che dà informazioni già, diciamo, in veramente 2 secondi sul tipo di flusso che avviene. È una cosa che abbiamo fatto un po' per giocare, il handmade vortex breakdown, cioè provare a prendere il vortice o avvicinare la mano al vortice e vedere quello che succede. E vediamo che succede. Qua appunto c'è un vortice, nel momento in cui mettiamo il dito in prossimità del vortice si perde la linea, cioè causiamo il breakdown del vortice, cioè il campo di pressione prodotto dal dito causa l'instabilità del vortice. A un certo punto il dito va via e si vede che si riforma l'asse del vortice, quindi si instaura quella, diciamo, coerenza spaziale del vortice, che adesso il dito si sta avvicinando di nuovo, si causa instabilità, però quando il dito si allontana si vedeva la linea di particelle fino a qua e il breakdown solamente molto più a parte. Quindi questo di nuovo per dire, ok, con le bolle possiamo fare ovviamente a piedi, però dal punto di vista, diciamo, didattico è già utile il fatto che possiamo a prima vista capire cosa succede nel flusso, e quindi di fatto utilizzare le bolle in modo molto qualitativo per una visualizzazione. Poi ovviamente possiamo fare la PED tomografica, quindi possiamo misurare i campi di velocità, quello che vedete qua è la vorticità, che è legata ovviamente a questi vortici che vengono prodotti dalla corrente d'ottanza. Ok, brevemente magari questo è un altro esempio di misura che abbiamo fatto, è quello che dicevo, che si chiama Hammer Body, quindi un modello semplificato di autovettura in qualche modo, in cui, ok, la cosa interessante in letteratura è che dipendentemente da quest'angolo, che si chiama slant angle, le condizioni del flusso sono molto diverse, perché quando quest'angolo è piccolo, quindi quando c'è una piccola inclinazione, il flusso è attaccato, quindi non c'è separazione e ha determinate caratteristiche. Quando si aumenta lo slant angle, c'è una separazione del flusso, ci può essere meno di attacco, e le caratteristiche del flusso sono diverse. E in particolar modo c'è un angolo critico, che è a 25 gradi, nel quale si formano dei vortici che hanno la massima intensità. Questo è un esempio in cui il numero di misure è un po' più grande rispetto a prima, stiamo parlando di una ventina di litri, velocità devo dire 10 metri al secondo, quindi con un numero di Reynolds di 100.000.
E questo è un po' il vortice di cui parlavo, quindi vedete che con la piezometrica grafica otteniamo il campo di velocità nella, fatto in tutto il volume. Adesso faccio vedere solamente un piano, semplicemente perché è molto difficile poi un supporto 2D fare vedere il campo di velocità 3D. Però qua vedete questo cosiddetto C-pillar, cioè un vortice che si forma a causa della differenza di pressione tra la parte esterna, cioè la pressione più elevata, e la parte interna, cioè la pressione bassa. E si vede che questo vortice si forma in questo punto qua, quindi al vertice della parte di dietro della mid-body, e poi tipicamente tende ad abbassarsi e ad avvicinarsi al piano di sinistra. E lo stesso accade dall'altro lato. E ovviamente, una cosa che abbiamo fatto è anche qui confronto con quello che è stato fatto in precedenza, sempre perché soprattutto nella prima fase in cui utilizzavamo queste bolle era molto aperta la domanda, ok, quanto le bolle seguono il flusso, quanto è accurata la misura che facciamo. E questo è un confronto con le misure fatte con il laser Doppler velocimetro, quindi una tecnica diciamo, conosciuta da 50 anni ormai, molto consolidata. Quindi abbiamo un confronto tra le misure LDD, che sono questi pallini rossi, e le misure invece fatte da noi, che sono le linee blu. Vediamo che complessivamente c'è un buon agreement tra le due misure. Anche qua si vedono prevalentemente le differenze in questa zona qua, che come dicevo anche per il confronto PLD-CFD, sono legate al fatto che i due problemi non sono esattamente gli stessi. In particolar modo nel nostro caso abbiamo un numero di Reynolds e un numero di 100.000, e se non sbaglio questi signori qua avevano un numero di Reynolds di mezzo milione, quindi un fattore 5 almeno di differenza, che si vede ad esempio qua lo stato limite prima della separazione è molto più pieno quello che hanno loro, quindi hanno più turbolenza, e questo causa delle differenze qua, quindi sembra che nella PD ci sia una separazione, c'è una separazione. No, in realtà, come in LDD, si vede che il flusso rimane attaccato. A valle invece del modello, i due risultati sono abbastanza simili. Ripeto, con le misure che abbiamo fatto non otteniamo solamente un piano, ma otteniamo un volume. Quindi se voglio vedere altri piani che sono invece perpendicolari alla direzione del flusso, questo è possibile. Quindi possiamo vedere la formazione questi vortici e come questi vortici evolvono e come dicevo si abbassano e si avvicinano al piano di sinistra. Ok, l'ultima cosa che volevo discutere è questo famoso ciclista, il flusso intorno al ciclista che abbiamo fatto nella nostra galleria più grande, che è la UGF, è una galleria che ha una test section di più o meno 3 metri per 3 metri, e quello che abbiamo fatto è un modello 3D del ciclista. In realtà abbiamo fatto tanti esperimenti con questo, quindi qua vedete velocità da 4 a 16 metri al secondo, questo è uno dei setup, se non sbaglio abbiamo fatto almeno 5, presenterò un po' dei risultati misti dei diversi setup e anche dare un po' di dettagli su uno dei setup interessanti. Prima di tutto, ok, cos'è questo modello qua? È questo signore qua che probabilmente avete visto ieri nei giornali, Tom Dumoulin, è un ciclista olandese che appartiene a una squadra che si chiama Team, oggi si chiama Team Sunweb, uno sponsor Team Genital, sì, che ok, ieri ha stravinto il time trial, una prova di 40 km, tanto 50 secondi al secondo arrivato, e con questa prestazione ha guadagnato la maglia rosa. Noi siamo in contatto con questo team da un anno e mezzo, e stiamo lavorando con loro per noi come team dev per aiutare a migliorare le performance dei ciclisti, in particolare noi di aerodinamica per aiutare a migliorare la posizione e la forma che utilizzano o la erosità superficiale dei vestiti. Quindi abbiamo iniziato questa collaborazione un po' di tempo fa e vediamo se si sente questo video. Vediamo se ce la facciamo.
sempre probabilmente poco. C'è una cassa di tutto questo. Ah, sì? Una presa, non so se cacca, però. Vabbè, se no faccio... spiego un po' io quello che si vede. Ok, questo è uno del team e questo è il modello che abbiamo realizzato. Sono un po' di discussioni di gente, di Team Delt e del team sul perché si fa questa collaborazione. L'idea è che, contrariamente a quello che è successo ieri, ogni tanto capita che i ciclisti vincono per un secondo o un decimo di secondo, e l'aerodinamica è molto importante quando si va a velocità elevata. Non è quasi per nulla importante quando si sale in collina in montagna, in quel caso ovviamente il ciclista deve vincere il peso, la gravità, però quando si è su una superficie piana e si va a 50 quasi km all'ora, l'aerodinamica è molto importante, e migliorare un po' la posizione o anche la velocità superficiale dei vestiti può avere un effetto importante. Quindi quello che abbiamo fatto è la seguente cosa. Siamo andati con Tom Nguyen in una compagnia ad Amsterdam a fare uno scanning tridimensionale del suo corpo. Cioè, adesso vediamo di nuovo probabilmente... Qua il ciclista sta sulla sua bicicletta in una stanza con una cinquantina di macchine fotografiche di tutto il mondo che hanno preso delle foto, hanno fatto delle foto da diverse posizioni in modo da avere un modello CAD della geometria del ciclista. Fatto questo, ce la faccio andare avanti, facciamo qua. Fatto questo, quello che hanno fatto nella facoltà di Industrial Design a Delft è fare il modello 3D, quindi una stampa 3D del ciclista full scale, quindi dimensioni reali. Quindi vedete qua che vengono costruite la testa, le gambe, sono 5 pezzi che sono stati costruiti, e poi niente, questo è stato assemblato, montato sulla bicicletta per Bauer, degli studenti di dottorato del nostro dipartimento, e abbiamo utilizzato questo modello per fare una serie di misure. E adesso nel video vedete esempi delle misure. Vedete qua le particelle che vengono prodotte, questo è uno dei generatori che utilizzavamo all'inizio, e con il laser ovviamente si illuminano le particelle e si vede il flusso intorno al ciclista. Ok, questa è più o meno l'idea della misura. E quindi dare un po' più di dettagli, questo è il ciclista, come dicevo, una sezione di quasi 3x3 metri, e abbiamo fatto sia misure di piedi sia misure di bilancia per fare un confronto tra le forze che misuriamo con la bilancia e le forze che misuriamo con la piedi. E qua per darmi un'idea delle dimensioni, questa è la test section, questo è Bauer che è alto più o meno quanto me, e questo è il ciclista, quindi effettivamente un modello in scala 1:1. Ok, prime misure che abbiamo fatto erano misure esclusivamente nella scia, quindi se vado indietro, misure di questo tipo. Siamo partiti a velocità basse, abbastanza ridicole, cioè 4 metri al secondo, perché semplicemente perché un anno e mezzo fa non eravamo in grado di produrre abbastanza bolle. La quantità di bolle che abbiamo di misure dipende anche dalla velocità, quindi più andiamo a velocità elevata, più in istantanea abbiamo meno bolle. Quindi siamo partiti dalla condizione più facile per noi che è la velocità bassa. Che diciamo, per il ciclismo non ha nessun valore, però è più che altro per noi per dimostrare che siamo in grado di misurare quello che vogliamo misurare. Quindi quello che abbiamo ottenuto sono campi di velocità di questo tipo, in cui si vedono zone vorticose, apparentemente questa è la velocità, questo è il campo di vorticità, si vede che vengono rilasciati dei vortici dei piedi, qua, e vortici vengono rilasciati anche dalla parte dei fianchi,
e queste strutture sono in qualche modo responsabili alla esistenza aerodinamica del ciclista. Però la domanda è, ok, a parte uno studio della tipologia del flusso e quindi di che strutture sono presenti, come facciamo a determinare l'esistenza aerodinamica e a determinare come queste strutture sono legate all'esistenza aerodinamica? E anche qua diciamo, le equazioni del moto del flusso ci vengono in soccorso, nel senso che possiamo determinare l'esistenza aerodinamica facendo un bilancio della quantità di moto. Cioè, assumendo che abbiamo una certa condizione di testo, una certa velocità, una certa pressione, quando il flusso interagisce con l'oggetto c'è uno scambio di quantità di moto e avremo certi valori di velocità e pressione a valle. Adesso, facendo un bilancio di quantità di moto, di quanta ne entra e quanta ne esce, possiamo di fatto determinare qual è la forza che è stata esercitata dal fluido sul ciclista. E okay, questo può essere fatto con una formulazione matematica abbastanza semplice. La cosa interessante è che possiamo determinare l'esistenza aerodinamica semplicemente facendo delle misure a valle del ciclista. Cioè, quello che il modello teorico, quello che prevede, è che si considera un volume di controllo tutto intorno al ciclista e si considerano tutte le forze che agiscono su tutta la superficie del volume di controllo e all'interno del volume. Con una serie di semplificazioni si può ottenere una formulazione di questo tipo in cui la resistenza aerodinamica dipende solamente da quello che succede qua a valle del ciclista. Quindi, se io so che ho una certa velocità, una certa pressione a monte, mi basta misurare qua e posso ottenere la resistenza aerodinamica. E quali sono i componenti o le componenti della resistenza? Sono tre, evidentemente. Uno è la quantità di moto, in particolar modo la differenza tra la velocità in ingresso e la velocità di uscita. Questo è il cosiddetto momento interno, quindi quantità di moto. Un altro termine è invece quello degli stress gradients, quindi le fluttuazioni, con un meno davanti quindi hanno un contributo negativo alla resistenza. E l'ultimo termine è invece il termine di pressione, quindi differenza tra la pressione che ho a monte e a valle. E la cosa ovviamente interessante è che noi possiamo misurare con la PLB la velocità molto facilmente, le fluttuazioni di velocità altrettanto facilmente, la pressione che richiede un passaggio successivo come abbiamo visto, ma possiamo ottenere con la PLB. Sì. E per darvi un'idea, questo è quello che abbiamo ottenuto con i premi di smucato, allora prima del secondo. Quindi questo è il termine della quantità di moto, questo è il termine dello stress gradient, questo è il termine della pressione. Quello che si ottiene tipicamente è che per corpi che sono abbastanza affusolati, come può essere considerato quello di un ciclista, se ci mettiamo a una distanza sufficiente, quindi consideriamo come lunghezza caratteristica la distanza, diciamo, la distanza tra i fianchi, se ci mettiamo a un paio di distanze di lunghezza caratteristica dal ciclista, quello che predomina è la quantità di moto. Quindi di fatto, okay, possiamo misurare lo stress gradient e la pressione, ma il grosso della resistenza aerodinamica dipende dalla quantità di moto. E sommando questi contributi abbiamo la resistenza aerodinamica totale, che in questo caso ha avuto un ottimo confronto con la bilancia. Ripeto, questo diciamo è totalmente non interessante dal punto di vista del ciclista, che non andrà mai a 4 metri al secondo, che sono 15 km all'ora neanche, però è stata più che altro una dimostrazione per noi che siamo in grado di misurare la resistenza aerodinamica con la PLB e avendo un buon confronto con la bilancia. Adesso uno dei miei studenti di master sta facendo la stessa cosa a velocità che è 14-16 metri al secondo, diverse velocità anche per verificare che c'è un andamento quadratico della resistenza, come sappiamo che c'è se c'è costante. E quello che ho ottenuto è che okay, la corrispondenza non è così al di sotto del 1%, ma tipicamente c'è una corrispondenza tra il 2-5% con le misure di bilancia, che complessivamente, vista la complessità e gli elementi innovativi introdotti qua, siamo molto soddisfatti. Io vuoi dire questo un passo diciamo, avanti per una cosa ancora più esotica che abbiamo introdotto
negli ultimi 6 mesi veramente, che è questa cosa qua, il concetto di quasi al volumetro di diosimetro. E l'idea di base è che nella PIB tradizionale, anche quando uno fa l'atomo, questo di fatto è un atomo su uno spessore di 2 cm, in primo caso 5 cm negli esperimenti successivi, però anche quando uno fa l'atomo ha sempre una configurazione di questo tipo, in cui c'hai il laser che viene da una parte e le telecamere che guardano da un'altra direzione. Quindi hai bisogno di un accesso ottico da 2 direzioni più o meno ortogonali, in questo caso da sinistra e da destra. Che, ok, in questo caso non è una grande limitazione perché c'è accesso ottico dietro il ciclista, però se vogliamo studiare quello che succede sotto la faccia del ciclista, sotto il petto, un approccio di questo tipo è di fatto impossibile perché abbiamo un accesso ottico molto, molto limitato. O se voglio vedere quello che succede all'interno di quel cestino, non posso pensare di avere accesso ottico da 2 parti o accesso ottico solamente da una direzione. Quindi il concetto su cui stiamo lavorando è questo del coaxial wall network velocimetry, che vuol dire è un sistema alla dimensione più o meno di una, un pallone da pallavolo, in cui sono integrate 4 telecamere piuttosto piccole e una fibra ottica che produce la luce del laser, che trasmette la luce del laser. La luce è prodotta dal laser, la fibra ottica consente di trasmettere questa luce. E con questo tipo di setup abbiamo in direzione coassiale, nella stessa direzione, illuminazione e imaging, quindi visualizzazione. Questo è il primissimo esperimento fatto su una sfera, un video per farvi vedere qual è l'idea. Questo può essere montato su un braccio meccanico, un braccio robotico, e può andare intorno all'oggetto, così che otteniamo informazioni non più solo da una direzione, ma tutte intorno a un oggetto di una sfera. E okay, questi sono poi gli stessi risultati che abbiamo ottenuto, in cui si vedono le particelle, quindi le traiettorie che davanti alla sfera decelle, e questa è la parte della scia. Ok, quello che abbiamo voluto fare è utilizzare questo sistema per il ciclista. Quindi di nuovo abbiamo il nostro ciclista che è all'interno della galera del vento, abbiamo un sistema un po' più avanzato di bolle. Detto che il singolo generatore produce più o meno 30.000 bolle al secondo, adesso abbiamo un sistema con 80 generatori, quindi un certo numero di bolle che vengono prodotte, e di lato, come vedete, c'è questo braccio robotico con il sistema di coassiale, come vedete qua. E quello che ha fatto un altro studente di master, questo Constantin Lux, è mappare il campo di velocità tutto intorno al ciclista, quindi tutto da un lato e dall'altro, perché il ciclista non è perfettamente simmetrico perché ha la gamba sinistra che è allungata e la gamba destra che è alzata. Adesso questo sistema, per una serie di motivi, è in grado di misurare in volumi piuttosto piccoli, a piccole rispetto al large scale, dell'ordine di 20x20x20 cm. Però la cosa interessante del sistema è che è un sistema molto compatto, in cui illuminazione e telecamere hanno una posizione fissa, e spostando questo sistema non ho bisogno di ripetere la calibrazione ogni volta, perché la posizione relativa delle camere e del laser è in carica. Quindi di fatto il nostro buon Constantin ha fatto 300 misure tomografiche in una settimana, cosa che in un tempo sarebbe stata assolutamente impossibile, perché ogni volta che muovi una camera rispetto alle altre devi rifare la calibrazione e facilmente perdi 1 o 2 giorni. Invece con questo sistema, utilizzando il braccio robotico, è stato possibile fare una misura, muovere, fare un'altra e così via. Okay, questo è più o meno il principio di funzionamento. Vedete il braccio robotico, acquisisce in una direzione, si sposta, acquisisce, si sposta, acquisisce e così via. Quindi adesso in realtà è un po' automatico, un po' manuale, spesso dobbiamo spostarlo manualmente, però c'è il potenziale di automatizzare tutto quanto, nel senso che uno può programmare le diverse posizioni e di fatto premere un bottone e fare l'acquisizione,
o nel lungo termine, da qua a qualche anno, speriamo di avere un sistema che sia anche intelligente, che sia in grado di capire dove devi andare a vedere, quindi dove mancano informazioni, dove ha invece sufficienti informazioni e dove posizionarsi per avere il minimo impatto sulla dinamica, perché spesso questo è parzialmente del flusso, ovviamente non lo vuoi, non vuoi questo braccio remoto davanti al ciclista, perché sarebbe un disastro dal punto di vista aerodinamico. Quindi vorremmo avere nel futuro un sistema intelligente che sa dove posizionarsi per limitare l'influenza aerodinamica. Cosa otteniamo alla fine? Campi di velocità di questo tipo. Quindi dimensioni sono queste, stiamo parlando di 2 metri per 1,5 metri e uno spessore di 50 cm, quindi anche qui cose che qualche anno fa sarebbero state impensabili con la PRV normale. E okay, quello che facciamo vedere qua è il campo di velocità nel piano di simmetria, anche se non è simmetrico del ciclista, nel piano mediano, e okay, delle superfici di velocità a semetri al secondo. E la cosa secondo me molto interessante è che ci sono regioni che sono abbastanza semplici da misurare, sono tutte queste regioni qua. Tutte queste regioni qua invece sono molto difficili da misurare, perché come dicevo non si ha accesso ottico per un sistema bidirezionale. Invece questo tipo di sistema non ha problemi a misurare in queste regioni qua. Ok, questo è un bel video che dà l'idea di come si muovono le particelle nella traiettoria, quindi si vede che stiamo ancora lavorando su questo e facendo tutti i confronti con la letteratura, però complessivamente i risultati hanno molto senso. Si vede che c'è una ristagna così per davanti alla testa, che c'è una riduzione di velocità, si vede chiaramente che c'è un'accelerazione al di sopra del ciclista, si vede che c'è la separazione ad esempio sulla gamba, sulle braccia. Si vede ovviamente la separazione qua e la zona di ricerca. Quindi direi questo è un po' diciamo, è un po' artificiale questo tipo di video, perché non è una istantanea di tutte le particelle in questa direzione, è una combinazione di diversi campi di velocità. Quindi questo sistema si presta molto bene per ottenere dei campi statistici di questo tipo, in cui abbiamo una velocità media o delle fluttuazioni. Però dovete pensare che tutto questo non è ottenuto in un istante, ma è ottenuto facendo dei volumetti di 20x20x20 cm. E okay, l'ultimissima cosa che vorrei far vedere è questa, che ho risultato fresco di più o meno una settimana, che è abbastanza impressionante, perché è quello che tipicamente si vede in una simulazione CFD tipicamente non viscosa. Questo è il campo di velocità che abbiamo misurato sulla superficie del ciclista. Okay, sulla superficie del ciclista ovviamente c'è una condizione di non slip, quindi la velocità è nulla, quindi questo campo di velocità è stato misurato a una distanza di 5 mm dalla superficie del ciclista. E come ribadisco, come ho detto prima, si vede chiaramente che il risultato ha un suo senso fisico, nel senso che il flusso viene ovviamente da davanti, si vedono velocità più basse, quindi si vede che c'è il ristagno nella parte frontale, quindi nel lunetto, nelle mani, si vede una velocità più elevata sul torso del ciclista, ovviamente perché c'è un'accelerazione del flusso, si vede anche qui il ristagno in tutta la parte frontale della gamba, si vede che la velocità è molto bassa al di sotto del petto e della pancia perché c'è separazione, e allo stesso modo qua si vede, mentre qua c'è il ristagno, quando le particelle fluide aggirano la gamba si ha un'accelerazione e poi si ha alla fine una separazione. E una delle prossime cose per cui vorrei utilizzare questo sistema è analizzare l'effetto di cosiddetti sistemi di controllo passivo del flusso per il controllo della separazione qua. Nel senso che adesso con questo modello abbiamo a una velocità di, se non sbaglio la velocità di sistema, non ricordo se 15 o 16 metri al secondo, si ottiene una certa linea di separazione che può essere chiaramente delineata con questi dati,
Ovviamente la dimensione della regione di separazione è legata alla resistenza aerodinamica che si ha. Quindi applicando una certa erosità superficiale è possibile ritardare la separazione e quindi diminuire la regione di scia e quindi diminuire la resistenza aerodinamica. Quindi questo è uno dei piani che abbiamo per il prossimo futuro. Ok, questo più o meno conclude le due lezioni che volevo dare. Quindi spero di avervi dato un'idea di cos'è la PEB e possibilmente di cosa sarà la PEB nei prossimi anni, quindi che direzione si sta prendendo per il futuro e possibilmente per avere un maggiore dialogo con la CFD, possibilmente per avere un maggiore utilizzo della PEB non solo all'interno del laboratorio ma anche a livello industriale. Ok, questo è tutto. Se avete delle domande può chiedere adesso, poi probabilmente voi con Fausto il fatto che vi lascio le slide, che ovviamente è formato PDF, e le slide c'è anche la mia email, quindi se per qualche motivo trovate a voler creare con la PID per i vostri studi, posso ovviamente supportarvi e aiutarvi. Ok? Grazie mille dell'attenzione.